Buongiorno a tutti. Allora, si riprende da dove eravamo arrivati l'ultima volta, che è lunedì scorso. Osservazione, sì, dall'osservazione 415. Prego, assessore. Allora, si tratta di una previsione già presente in fase di adozione. La scheda norma è la TR1.3, area Via del Secco, Via Trieste. Sostanzialmente il cittadino chiede una modifica della scheda norma, eliminando la cessione del terreno che era prevista, la possibilità di utilizzare la superficie commerciale in residenziale, la previsione, diciamo, al posto della cessione del terreno, della realizzazione e manutenzione di opera pubblica da dimensionare in rapporto a quanto concesso, e poi vabbè, ci indica un errore materiale. La motivazione è che diciamo così, la perequazione sarebbe troppo onerosa, quella che gli è stata, diciamo, attribuita in fase di adozione, e che creerebbe, diciamo, problemi anche per il poco spazio a disposizione rispetto all'intervento privato. L'istruttore dell'ufficio è di parziale accoglimento e quindi l'andiamo a vedere. Allora, l'area è questa qui, siamo in Via del Secco, è un ex cinema per capirsi. Vedete, questa che vedete sulla destra, F4, è la Misericordia. Allora, andiamo giù. Allora, vedete, è stata aumentata leggermente la superficie fondiaria per le trasformazioni ed è stata aumentata la superficie residenziale, diciamo, togliendo quella commerciale. Quindi, mentre prima l'intervento era per 100 metri quadrati residenziale e per 100 metri quadrati commerciale, adesso è 200 metri quadrati di solo residenziale. È stata leggermente ritoccata la parte pubblica, ma pochissimo, nel senso che avendo dato 20 metri quadrati in più, un pochino più di spazio per l'intervento, è stato sottratto 20 metri quadrati dalla superficie di spazi pubblici. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Vedete, le unità massime residenziali sono due. Qui c'era un errore materiale 24, che è un errore ovviamente materiale rispetto alla superficie che è in questione. E ce l'ha segnalato tra l'altro correttamente l'osservante, e noi l'abbiamo corretto. E andiamo avanti sulla parte perequativa. Avanti. Avanti, avanti, avanti. Vedete, sulla parte perequativa, Antonella, puoi scorrere, non ci sono altre novità. Quindi la sostanza è 100 metri quadrati di residenziale al posto di 100 metri quadrati di commerciale. Queste sono le differenze. Su 200 metri quadrati, di cui il 50% era già residenziale, e un pochino più di spazio per l'intervento privato, a fronte del fatto che la parte pubblica resta sostanzialmente invariata nei termini che erano già previsti in fase di adozione. Magari leggiamola la parte perequativa a memoria di tutti. Torniamoci un attimo, Antonella. Vedete, mettiamoci realizzazione e cessione degli spazi aperti e a verde attrezzato da ricavarsi sul fronte lungo Via del Secco. Vi ricordate, questa è una strada, no? Lo sapete, insomma, Via del Secco, dove ci passa lì un percorso ciclabile, e quindi ricavare, diciamo, uno spazio attrezzato che possa essere anche, no, di sosta rispetto
a quella infrastruttura ci è sembrato utile già dall'adozione. E poi vedete, come dire, si mantiene anche la previsione di adeguamento, equipaggiamento e riqualificazione funzionale della pista ciclabile esistente dell'intersezione tra Via del Secchio e Via Trieste. Chiaramente questo è un intervento diverso dalla realizzazione di una pista ciclabile, perché la pista ciclabile c'è già. Qui, diciamo, ci siamo lasciati lo spazio per dirgli nel mentre, no, ci fai questo spazio pubblico nuovo a verde, ti chiediamo anche magari qualche intervento di miglioramento della pista ciclabile, ecco. Questo è l'aspetto perequativo che era previsto sin dall'inizio. Diciamo che, avendo un suo significato anche in termini di costi, ci è sembrato giusto favorire, diciamo, l'aspetto della residenzialità su questi 100 metri quadrati che all'inizio erano commerciali. Questo è quanto. Ora, Simone? poi il cittadino nell'osservazione dice: ma io voglio farmi soltanto una casa, ma questo ovviamente non è impedito, nel senso che il numero delle unità immobiliari è 2 come il numero massimo. Ovviamente il cittadino può anche decidere di fare 200 metri quadrati di casa e a quel punto realizzerà queste misure perequative. Questo è quanto. Simone? Sì? Ascolta, se si scorre sopra la scheda, su cui ho poco da dire, vedo che c'è un asterisco, no? Che riguarda la possibilità della integrale trasformazione della superficie concessa in direzionale di servizio e commerciale al dettaglio. Cioè, è così oppure era come era prima e ci siamo scordati di eliminarla, sta cosa qui? Ascolta, lo segnaliamo al Cinquini perché non lo so. Io sarebbe, va bene, nel senso, non ho nulla da dire, però è chiaro che probabilmente l'osservazione aveva anche quell'obiettivo lì. Sì, tra l'altro appunto l'elemento di flessibilità c'era già, quindi in realtà l'osservante chiedeva quindi un elemento di rigidità, Rigidità. virgolette, no? Per cui effettivamente potrebbe essere anche un refuso, nel senso che l'elemento della flessibilità c'era già e l'osservante ha voluto dirci cristallizzatemi meglio e più precisamente la destinazione residenziale, tant'è che avendola noi aumentata, no? A 200 metri quadrati, gli abbiamo dato due unità immobiliari, mentre prima, no, c'era anche questo errore materiale delle 24 che non si capiva. Quindi sì, effettivamente l'osservazione va nella direzione di cristallizzare la destinazione residenziale. Forse potrebbe avere un senso levarcelo questo asterisco, perché normalmente si mettono per creare una flessibilità, ma perché ce la chiede magari anche il cittadino, ma se non ce lo chiede il cittadino, insomma, non, quello è un tessuto tutto residenziale, quello che c'è lì, insomma, d'intorno, per cui non, cioè, ci sta bene anche un commerciale al dettaglio, però insomma, non, per me non sposta nulla di significativo, ecco. Lo segnaliamo al Cinquini, Antonella, ce lo segniamo. Ah, c'è anche la Madonna, Segnato, Madonna. sì. Sì, no, io me lo stavo annotando, però secondo me non è un refuso, è come dicevi te, Simone, cioè è una possibilità per dare una maggior flessibilità, come abbiamo applicato per tutti, no? Perché il discorso è che, siccome a livello di dimensionamento, diciamo, siamo al limite per quello che riguarda il residenziale, ma non per il direzionale e il commerciale, cioè anche qui mantiene una possibilità per il cittadino, in considerazione che poi le esigenze possono anche cambiare, di trasformare parte o tutto invece da residenziale anche ad altri usi, ecco. Io l'ho segnato, però secondo me non è da eliminare, è una maggiore flessibilità. Poi se il cittadino non se ne vuole avvalere, non se ne avvale. Per me è questione D'accordo, che non ce ne sono sono. d'accordo. Non ho capito, scusa. No, no, per me va bene tutto, nel senso non sono Anche a me. favorevole, diciamo, interpretiamo al meglio la volontà del cittadino e va bene tutto, insomma, non.
No, Non ma è un infatti problema. anche poi non sono possibilità esclusive, no? Messa così. Quindi voglio dire, si può fare questo, questo e quest'altro, per come è scritta la norma. Quindi va bene. Sì, è così, infatti. Ah, lì, per esempio, se nascesse un commerciale al dettaglio al piano terra, faccio per dire un'unità abitativa, no? Al primo piano, potrebbe essere anche una cosa fatta bene, no? Perché comunque in via del Secco, ora non in quella zona, anche se per esempio qualcosa c'è anche lì, è più concentrata, diciamo, lato monte, no? Però un tessuto commerciale esiste, lì è un pochino più diradato, ma insomma c'è sulla via del Secco anche oltre l'Aurelia, quindi ha un senso, no? Prevedere anche un commerciale al dettaglio, per esempio, così come ci può stare un ufficio, voglio dire, una zona dove ci sono anche gli uffici. Quindi io sotto il profilo del governo del territorio non ci vedo nessuna controindicazione. Va bene così, insomma, per me non. C'è qualcuno che vuole intervenire, se no si procede. Albert, parla, no, le devi parlare, parla. No, invito il Presidente a prestare attenzione alla chat, visto che abbiamo lo strumento che ho già sollevato la volta scorsa. Se è impegnato altre cose, ci fermiamo un attimo. Presidente, esaudisce quello che deve fare in modo tale che attendiamo che lei sia partecipe. Niente, semplicemente. Dica, Era Presidente. soltanto due Poi Jacopo, non schermi. ti si sente però, cambia volume, chi non ti sente? Sono su due schermi, Alberto, è per quello che non avevo visto la chat. Abbi pazienza. Allora glielo faccio presente, presti più attenzione, se ha due schermi ci vuole doppia attenzione. Grazie della contestazione. Prego. Grazie Presidente. Sì, dicevo, a integrazione di quanto testé detto, nelle destinazioni d'uso, se non aggiungiamo residenziale, tutte le considerazioni che avete appena fatto sono vanificate perché non è prevista nella scheda la destinazione residenziale prima di commerciare al dettaglio. Lì, esattamente lì. No, sotto il 24 barrato 2, Antonella. Qui c'è scritto unità immobiliari massime residenziali, vedi? No, sotto, destinazioni d'uso, categorie funzionali ammesse. Sotto. Ah, c'è un refuso. Alberto ci sta facendo notare che ci siamo dimenticati di cambiare questa. Eh sì. Ora si capisce che è un refuso, si capisce da tutto il resto, ma ha fatto bene Alberto a limitare. Bravo, sì, lo annoto subito, è vero, è vero. E, vede Presidente cos'è l'attenzione? E Quella poi. dei geometri e la Bonari sottoscriverà. Esatto. E poi volevo dire un'altra cosa. Sembra congruo. Allora. Tra via Trieste e via del Secco la pista ciclabile, ce l'ha detto Simone, c'è già, fra l'altro è anche uno dei pezzi migliori, no? Gli consentiamo di valorizzare giustamente con l'unità, gli diamo altri 100 metri quadri e come perequazione, come strumento di perequazione rimane sempre, cioè che deve fare? Deve spazzare la pista ciclabile perché c'è già, deve verniciarla, cioè sostanzialmente. E poi un'altra cosa. Nell'osservazione lui si impegnava a cedere il 20% dell'area per la realizzazione di una non precisata opera pubblica. Ok? Dico, ma non vale il principio che deve essere sistematicamente individuata l'opera e non deve essere il comune a individuarla per il cittadino? Questa era la domanda. No, allora, la seconda domanda, diciamo, la risposta è facile, nel senso che noi l'abbiamo individuata in sede d'adozione, no? È lui che ora non la vorrebbe più e dice indicatemi un'altra opera, ma non quella. Parlo della cessione dell'area. Quindi noi manteniamo, Alberto, quello che no, abbiamo detto in sede di adozione. Quindi, diciamo, non è una proposta di scheda nuova, no? Che allora ci sarebbe il problema che dici tu. È lui che chiede di togliere una previsione del comune, no? Sostanzialmente. E noi diciamo di mantenerla, quindi da questo punto di vista problemi non ce ne sono. La cosa che dici invece sulla pista ciclabile è vera, nel senso che non è indicato qui che tipo di intervento sulla pista ciclabile vada fatto. Perché non è indicato? Perché per due ragioni. Una è che poi
l'equilibrio economico e finanziario, no? Si determina anche in funzione della concretezza del progetto. Questo vale per questa scheda, ma anche per altre. E poi perché, diciamo, sarà l'ufficio lavori pubblici a dover definire meglio il tipo di interventi di cui la pista ciclabile necessita. Ora, se poi la domanda è: ma la pista ciclabile necessita di interventi? La mia risposta è sì, perché vi faccio un esempio, anche limitandosi alla sola manutenzione e aggiungendovi, l'avrete notato, che qua e là qualche, per esempio, elemento di attrezzatura può far comodo, per esempio nei passaggi da una strada all'altra, negli attraversamenti, cioè metterli bene in evidenza, segnalarli adeguatamente, cioè la pista può essere sia un pochino mantenuta, sia un pochino migliorata dal punto di vista, dico proprio, diciamo così, degli interventi che si possono fare. È chiaro che questo aspetto è marginale, rispetto alla perequazione più importante, che è la realizzazione di questo spazio pubblico, davanti, diciamo, all'immobile. Però sì, la pista ciclabile, sicuramente, può avere necessità e ha necessità di qualche intervento, sicuramente manutentivo, ma poi ripeto, anche magari di riqualificazione funzionale. Per esempio, avete visto, a un certo punto è indicato, se ci vai, Antonella. Vedete, a un certo punto è indicato, per esempio, vedi Alberto, qui è indicata l'intersezione tra Via del Secchio e Via Trieste, no? Per esempio, lì cercare di migliorare il passaggio dalla pista ciclabile più lato monte alla pista ciclabile più lato mare è una cosa utile, no? Perché lì si passa a mezzo a Via Trieste, c'è la rotatoria vicina, quindi starà poi all'Ufficio Lavori Pubblici dettagliare meglio questa previsione. Che comunque è secondaria, diciamo, rispetto alla realizzazione invece dello spazio a verde attrezzato sul fronte della Via del Secco davanti al suo immobile. Io volevo dire qualcosa. Prego, prego. Prego, Riccardo, vai pure. Scusa, no, non mandava, avevo staccato il microfono. Ascolta, io volevo dire una cosa, ma lì, area pubblica, ho detto verde pubblico e spazio aperto, no, attrezzato. Ma lì non sarebbe meglio un parcheggio, un piccolo parcheggio? Perché lì di fronte c'è un forno, io non so se ci passate mai l'estate, che è una cosa allucinante. Ci sono sempre macchine in mezzo alla strada, macchine, è difficile anche per passarci, c'è sempre un po' di confusione. Non sarebbe meglio un parcheggino lì davanti anche di 5-6 macchine che possa far fronte alle esigenze anche di miglioramento di accessibilità, di fruibilità della Via del Secco, perché almeno le macchine le metterebbero nel parcheggio e andrebbero al forno. Perché lì la mattina, ragazzi, d'estate è un problema grosso, accanto a una rotonda, che poi non puoi attraversare perché ci sono le macchine. Io lì penserei che sia meglio faccio un parcheggino. Faccio due considerazioni, Riccardo. Una è tecnica. Io dubito che in questa fase noi si possa inserire un parcheggio, perché sarebbe una previsione nuova. È vero che lui già diciamo, aveva in carico la cessione no, dell'area e la realizzazione di uno spazio pubblico, però con una destinazione a verde. Quindi mettere ora un parcheggio potrebbe, diciamo, aprire una discussione sul fatto che non è stato in grado il cittadino di osservare sul parcheggio. Dal punto di vista politico, ti dico questo, Riccardo: il rischio lì con parcheggi così piccoli è che poi, se nascono due unità immobiliari, sia soprattutto un parcheggio usato dalle unità immobiliari, no? Perché poi si crea purtroppo un fenomeno per il quale le persone, invece di parcheggiare la macchina dentro la resede, dove magari hanno anche il posto auto, anzi ce lo devono avere per legge, e
per fatica, lasciano la macchina lì fuori, no? Giusto, però anche... potrebbe essere un parcheggio a disco, no? Mezz'ora massimo, 15 minuti. Anche... Sì, questo è vero, però insomma questo no, addirittura è un momento addirittura successivo, no? Non è che lo possiamo stabilire qui. Tieni anche presente questo. Lì appunto ci passa la pista ciclabile, no? Quindi l'ingresso nel parcheggio, diciamo, attraverserebbe la pista ciclabile. E tieni anche presente che in quella zona, è vero, magari non davanti a quell'esercizio di cui parli te, no? Con i fenomeni di cui parli te, però in quella zona parcheggi ce n'è, perché lì, proprio lì, tra l'altro l'abbiamo, diciamo, in parte aperto di recente, sono stati realizzati dei parcheggi proprio lì, sulla via del Secco, nell'ambito di quell'intervento che è stato fatto a suo tempo lì nel quartiere, per cui, cioè, lì a due passi ci sono i parcheggi lungo lì la via del Secco, proprio lì all'incrocio dove c'è la rotatoria. Però queste, diciamo, sono considerazioni più politiche, no? Tecnicamente, e la cosa mi sembra, diciamo, così, poi insomma Manole qui, non credo che noi in questa fase si possa prevedere il parcheggio, cioè noi in sede d'adozione abbiamo previsto un'area verde. Ora, cambiargliela ora, se ce lo chiedeva lui, sì, ma se non ce lo chiede lui, penso non si possa nemmeno fare. Ecco, al netto delle considerazioni che portano me a preferire un'area verde, no? Che io la vedo anche come un'area di sosta per chi va in bici, rispetto a un parcheggio. Però questa è la politica, diciamo. La tecnica, ho l'impressione che ci ponga questo limite. Poi la Manola è qui, Manola. No, sono d'accordo, Simone. In effetti andremo a fare una modifica che, diciamo, l'osservante non ha chiesto, e quindi è stato adottato in questo modo, insomma, potrebbe creare anche dei problemi il cambiamento. Altri interventi? Se non c'è altro, io Jacopo non ti capisco. Se non c'è altro, dico, si può procedere se non ci sono altri interventi. Allora, osservazione 419. Allora, è un'osservazione molto articolata. Che riguarda una scheda norma esistente, che è l'ex fornace dati, per capirsi, dove, diciamo, si pongono varie questioni di riequilibrio, intanto, del rapporto fra le facoltà edificatorie private e la parte perequativa pubblica, e anche di dislocazione, diciamo così, della parte pubblica e della parte privata. La prima parte, vabbè, ci danno delle indicazioni catastali sulle superfici esatte, e fino lì non ci sono questioni. Poi c'è una parte, la seconda, proprio sull'articolazione spaziale della scheda. La terza è invece sui parametri, dove chiedono, vedete, una serie di modifiche, indicando, diciamo, quelle che a loro sembrerebbero più appropriate. Poi chiedono un abbattimento nella misura massima degli oneri di urbanizzazione, ma questo aspetto non è regolato ovviamente dalla scheda norma, bensì dalla legge e dalle norme in materia di oneri, che non sono qui. Poi chiedono anche di capire meglio che tipo di intervento si può fare sulla parte, diciamo,
appunto storica dell'ex fornace, insomma, fino a che punto si può arrivare nel livello di intervento. Poi fanno riferimento al fatto che c'è un errore nell'individuazione del vincolo paesaggistico. Vabbè, questo chiaramente o il vincolo c'è o non c'è, è regolato dalla legge. E poi niente, appunto, del catasto abbiamo già detto. Ora, l'istruttore dell'ufficio è di parziale accoglimento, quindi la cosa migliore è andare a vedere nel dettaglio la previsione. Allora, vedete, questa è la previsione che conoscete già. La parte più in alto a sinistra è la parte dove insiste, no? L'ex fornace dati. Qua sotto invece c'è un'area dove c'è un edificio esistente. Ma insomma, lo stato dei luoghi penso lo conosciate tutti molto bene. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Avanti. Qui l'Antonella fa così, quindi abbiamo ripulito dal punto di vista catastale il perimetro, eh? Se capisco bene dal segno che fa Antonella. Però vedete, No, è è rimasto. stato Simone, Simone, no, è stato, l'osservazione lo diceva. Ti faccio vedere, vedi, era solamente questa parte qui del catastale, invece abbiamo inserito l'edificio che fa parte Ah, ok, dell'875. non me lo ricordavo, ero già Ok? stata alle conclusioni. Quindi Ok. ho detto una cosa corretta, ma che è la conclusione, eh? Cioè qui non avevamo inserito l'edificio, invece ci va inserito, insomma, nel senso che Esatto, non c'è esatto. motivo di non farlo, fa parte dello stesso ambito. E andiamo avanti. Allora, questa è la scheda come modificata. Vabbè, è stata corretta la superficie territoriale sulla base dei dati corretti. Siccome la superficie territoriale è un po' più grande, abbiamo dato un po' più di spazio, per le trasformazioni. E vedete, nel senso del riequilibrio, abbiamo aumentato di 300 metri quadrati la superficie edificabile massima residenziale. Andiamo avanti. Vedete, abbiamo aumentato di 4 unità immobiliari il numero delle unità immobiliari massime. Andiamo avanti. Ah, scusa, scusa Antonella, non ho letto una cosa che invece forse è il caso di leggere. Abbiamo creato un elemento di flessibilità, cioè la suddetta superficie edificabile residenziale può essere in tutto o in parte realizzata a destinazione commerciale al dettaglio, ovvero turistico, ricettiva. Andiamo avanti. Oh, allora, ecco, l'aspetto più importante dal lato perequativo è questo. Siccome nell'osservazione veniva evidenziato che il recupero dell'ex fornace dati, nel senso proprio del restauro conservativo, costerebbe una barcata di soldi insostenibile rispetto, diciamo, alla perequazione, alle facoltà edificatorie che venivano proposte, perché lì c'è tutto un problema di messa in sicurezza sotto il profilo sismico, no? Cioè tenere in piedi quella struttura sotto il profilo dell'adeguamento sismico è complicatissimo e costosissimo. E siccome ci veniva fatto notare che l'area verde che ci danno è enorme e quindi costa moltissimo, diciamo così, realizzare quell'area verde, diciamo, il tipo di istruttore che è stato fatto è quello di dire, vabbè, sugli elementi di interesse storico-testimoniale dell'antica fornace ci fate una messa in sicurezza, anche perché noi immaginavamo, no, quello come un parco, diciamo, che abbia un valore testimoniale, no? Per cui non è tanto importante, diciamo, il recupero di una volumetria, è importante che resti traccia della fornace, no?
nell'idea, diciamo, che l'amministrazione aveva. Per cui si è detto, vabbè, invece di fare il recupero in senso volumetrico, mettete in sicurezza il bene, perché a noi interessa che resti la testimonianza di quello che è stato. Vi ricordate, anche in sede d'adozione si ragionò di una specie, no, di, fra virgolette, museo a cielo aperto, no, dove uno potrebbe anche raccontare la storia della fornace. Quindi questo è diciamo, l'interesse pubblico della previsione. Dal lato, diciamo, invece del verde, della parte verde, siccome è molto grande, effettivamente, ci siamo limitati a dire dateci l'aria, insomma, dateci l'aria in proprietà, poi starà il comune, come dire, decidere che tipo di interventi farvi. Quindi, diciamo così, alla fine la scheda norma prevede che loro ci diano in proprietà tutta quella grande area con la messa in sicurezza con gli interventi di messa in sicurezza dell'antica fornace. E questo ci sembrava, diciamo, alla fine, sotto il profilo perequativo, alla luce, insomma, anche dei calcoli che hanno fatto loro, un equilibrio corretto. Tenete conto che nella parte perequativa c'è anche la realizzazione di una fascia verde, che in questa invece la devono realizzare da dislocare lungo il margine del Fosso Santa Margherita, per cui una parte di verde in realtà la fanno. E non ci dimentichiamo che nella parte perequativa c'è anche la realizzazione e cessione di un parcheggio prospiciente via Terrapizzina. Quindi, insomma, di perequazione ce n'è, non è che non c'è. Cessione dell'area e realizzazione di questa fascia verde, messa in sicurezza dell'ex fornace e realizzazione di un parcheggio. Quindi, insomma, la perequazione, insomma, c'è ed è ha un certo significato. Se puoi tornare un attimo sul disegno planimetrico, Antonella, faccio vedere una cosa. Per noi, diciamo, la valutazione, vedete, guardate com'è grande quest'area verde. È enorme quest'area verde, no? E guardate anche com'è grande questo parcheggio che vanno a realizzare. Quindi, insomma, guardate il rapporto fra le dimensioni, qual è, no? Insomma, alla fine questa ci sembra una composizione importante. E tenete conto anche che si parte da un edificio esistente, perché nel grigio c'è un edificio esistente, quindi c'è anche questo aspetto che va considerato. Il valore più importante che noi volevamo salvaguardare, e invece diciamo l'osservazione aveva un altro contenuto, è la ripartizione tra parte privata e parte pubblica. Nel senso che storicamente, ma anche nell'osservazione, questa parte verde che vedete era immaginata per anche ospitare una parte privata dell'intervento. Invece, secondo noi, l'operazione, diciamo, strategica che va fatta in questa zona del comune è mantenerlo questo vuoto urbano, tutto questo vuoto urbano di verde che si apre, diciamo, lato monte. Questa è la vera operazione, no? E farci appunto un'area verde che dia respiro a tutta questa zona che è molto congestionata, così come il parcheggio può dare respiro a tutta questa zona che è congestionata, insieme all'aspetto storico-culturale legato alla messa in sicurezza di quel che resta della fornace dati. Questo è un po' il ragionamento. Simone, ora io non so far prenotarmi, ma forse qui quando noi guardavamo questa scheda norma, quando abbiamo detto messa in sicurezza della fornace, forse andava precisato un po' meglio cosa devono mettere in sicurezza, perché lassù c'è un sacco di tettoie, c'è un mucchio di roba, quindi poi diventa difficile capire quello che devono mettere in sicurezza. Naturalmente si parte dalla ciminiera e tutta un'altra serie di ammennicoli lì. Quindi forse ora non c'è il cinquini, ma se si precisava un po' meglio che si intende per messa in sicurezza, forse era Roberto, più chiara. questo ci torniamo perché io anch'io ho una domanda, ma c'è Alberto prenotato. Prego. Antonella, mi vai per favore sulle perequazioni? Allora, io invito la commissione a riflettere perché è vero che sono previste le perequazioni, ma io le ritengo non sufficienti.
non sufficienti in questa maniera qua, e andrò a spiegarlo. La messa in sicurezza degli elementi di interesse storico, dico, può essere tranquillamente il fatto che siano semplicemente puntellati, perimetrati, o messi in sicurezza, dico, messa in sicurezza da chi? Loro che non caschino, o la gente che non si faccia male quando caschino? Una situazione. Perché mi ha spaventato una parte dell'intervento di Simone quando dice l'importante è conservarne traccia, no? Che non è lo stesso discorso che però facciamo per i fabbricati classificati 1, che non solo vogliamo mantenere le traccia, ma obblighiamo le persone a mantenerli come tali e a recuperarli. Tant'è vero che l'architetto Cinquini a un mio intervento disse: oh, si recupera tutto, è solo questione di spenderci più soldi, dicendo proprio che è facile fa con il col portafoglio di altri, no? Nel senso, quando poi dopo uno tocca personalmente, ecco, ora io ritengo, stante l'alto valore testimoniale di questa struttura, che sia previsto il recupero, e allora vengo anche al discorso dell'architetto Lucchesi di individuare quelli che sono di porzioni di fabbricato che a opinione comune siano degni di essere conservati, perché le tettoie o quelle superfetazioni o delle fabbricate dei manufatti che non sono compatibili, addirittura sono anche brutti da vedersi, non abbiamo nessun interesse a che vengano messi in sicurezza, devono essere abbattuti, stop. Mentre per le testimonianze e i tratti che hanno una storicità, io ritengo che sia indispensabile, imprescindibile il fatto di non metterli nel loro mantenimento. Poi l'area è enorme, Simone, sono d'accordo con te, sono tanti metri quadri. Il valore, un conto è se tanti metri quadri sono nel Giardo a Capezzano o al Lido di Camaiore, ma lassù, in quella zona lì, in tanti metri quadri, nel senso, che valore di mercato hanno? Facciamoci anche, perché se hanno un valore di mercato di 5 euro al metro quadro, perché siamo in pedicollina o siamo in zona scarsamente attenzionata, è un conto. Se siamo a Lido, a Capezzano, che possono essere coltivate o utilizzate in diversa maniera, è un altro. Ecco, ritengo di fare queste riflessioni, perché l'intervento che gli viene consentito, scusatemi, non è da poco, no? È anche giusto, perché è una marea di tempo che la struttura lì, in un'ottica di valorizzazione di quello che abbiamo come patrimonio culturale e relativo agli edizi, è bene che venga recuperato, anche per sbloccare un po' tutta una serie di situazioni. Però ritengo, visto che passano tutti questi anni qui, di non perderci su una buccia di un cascasso, una buccia per una ora. Quello che individuiamo, poco, tanto, la ciminiera, una su tutte, che forse è una tra le cose, le altre pertinenze lì intorno, io obbligherei che vengano restaurate. Ho detto. Grazie. Graziano è prelatato. Io volevo una cosa, ma per quanto riguarda il parcheggio, non può essere realizzato che è già una cosa quasi pronta nel campo di sotto, dove c'è stato messo quella parte grigia, dove c'è il fabbricato? Si può fare direttamente lì, che è quasi pronto per farci il parcheggio, piuttosto che farlo lassù a ridosso, come diceva ora anche Alberto, di quei capannoni che ci sono, che bisogna vedere come li mettono in sicurezza, e quindi anche le macchine messe lì saranno un po' un problema. Graziano, ma te dici nell'area di sotto, capirsi? Esatto. Cioè quella dove c'è l'edificio. Dove c'è l'edificio, dove c'è scritto TR48 grigio. E poi ci viene fatta una strada laterale, vedo. Il problema è che, vedi, se lo metti di sotto, dopo devi spostare l'intervento fondiario di sopra, capito? Sì, no, io facevo perché quassù, messo come è messo questo qui, ci devi fare un bel lavoro, perché c'hai il piano è rialzato, tanto per cominciare, quindi di lì c'è da farci una salita o qualcosa del genere. Nello stesso tempo, sulla destra, lungo la strada, ti ci resta tutto, penso che resti tutto, il baraccone con la ciminiera, e più c'è questo parcheggio lì nel mezzo.
Poi va tutto bene, però io il parcheggio lo vedevo di più nella parte di sotto, che tra le altre cose si faceva anche presto a farlo, non occorreva neanche tanto, tanto lavoro, ecco. Però va bene, se deve essere così, così sia. No, siamo qui a ragionarne. Ora cerco io anche. Volevo dire le stesse cose. Io penso così, poi avete voluto. Anch'io volevo dire le stesse cose che hai detto te. Il parcheggio di sopra è assurdo. Costa una barcata di soldi e sotto è già fatto. Cioè, io prevedendo di sopra, francamente, non ce lo vedo. E poi lo vedo male. Lo vedo che ci parcheggi male, perché c'è da creare un ingresso. Da montarci sopra si esce peggio anche, fra l'altro. Infatti anch'io... La strada è quella che è lì. Di sotto, se non lo vuoi fare tutto su tutto l'area, fallo su perlomeno su tre quarti e lasci libero l'edificio lì, se uno lo vuole ristrutturare o meno, e c'è il parcheggio davanti. Ma cioè, io il parcheggio lo vedrei più di sotto che di sopra, però. Posso intervenire nel frattempo, Riccardo? Ti avevi finito? C'è qualcos'altro? No, ma parla pure, dopo ti dico una cosa dopo. Ok. Allora, mi trovo in linea con quello che ha detto Alberto, tendenzialmente anche che diceva il Lucchesi, posto che non conosco nel dettaglio lo sviluppo dei fabbricati sull'area. Però una domanda intanto, la TR48 che è diciamo a sud della via Terrapezzina, quindi l'area più grigia, era già parte della previsione, solo parzialmente, ma perché è parte del complesso, cioè è la stessa proprietà, nasce con quel complesso lì, siamo d'accordo? È così, vero? Chiedo conferma? Ok, va bene. Mi interessava capire anche se a questo punto tutto il resto, diciamo, della parte che si trova invece a nord, a esclusione del parcheggio, è tutta area in cessione, e anche qui la risposta è sì. Sì. Ecco, allora una volta di più sono d'accordo con Alberto, perché secondo me dovremmo riuscire o a mantenere un elemento di flessibilità, ma forse ancora meglio a definire quali sono gli elementi della fornace, dell'impianto, diciamo, produttivo che vogliamo conservare, per i quali chiediamo non un ripristino, io direi un restauro, sì, però, dell'esistente, nel senso che non c'è bisogno di fare delle operazioni che intervengano creando delle superfici orizzontali, dei solai dove non ci sono, delle coperture dove non ci sono. Però selezionare quelli che sono gli elementi da conservare e conservarli, perché la messa in sicurezza si può anche limitare soltanto a metterci una rete da cantiere giro, se no. E allora, via, e qui ci sono anche dei costi, Alberto lo sa, insomma, penso che l'abbia considerato nel mentre che ha fatto il suo intervento, ci sono dei costi relativi alla demolizione dell'esistente, anche in parte alla bonifica, perché quella lì è un'area che immagino debba anche essere ampiamente bonificata. Però del nocciolo duro, insomma, del complesso produttivo storico esistente, che l'osservante dice del 47, che valore ha, non è vero, bisogna in qualche modo selezionarlo. Per cui, depurato di tutte le superfetazioni, riconosciamo nella ciminiera, nello sviluppo del perimetro, in alcune suddivisioni che rappresentano come era articolato lo spazio di lavoro, degli elementi da conservare. Perché se no rischiamo di perderceli nel tempo nel caso facciano soltanto una messa in sicurezza, e oltretutto ci restano a noi poi, quindi è anche un problema in questo caso lì, e poi effettivamente insomma non si raggiunge l'obiettivo. Ecco. Cioè delle due l'una, forse allora se riteniamo che questo intervento sia troppo oneroso, tale in proporzione da dove mette a rischio, no? La possibilità che questo intervento si faccia, posto che l'operazione è un'operazione necessaria davvero, perché al di là di come si riallinea il parcheggio, e posso essere d'accordo con Riccardo, ma anche con Graziano, soprattutto, che diceva che la disposizione probabilmente è da rivedere, però in quella zona lì abbiamo bisogno di queste funzioni, lo sappiamo bene. E quindi se riteniamo che il recupero o il restauro siano operazioni
forse il restauro sì, ma il recupero no, troppo gravose, perlomeno cioè, investiamo su quelle in perequazione, magari ho gli interventi a verde, vediamo un po' ecco, di capire se possono essere in qualche modo realizzati da noi una volta che è ceduta l'area. Mi sembra più fattibile anche in questi termini un intervento del comune, perché se no la messa in sicurezza e basta, rischia veramente di cederci a noi delle aree, dei muri a vela ponteggiati giro giro, cancellati giro giro. Presidente, posso? Prego. No, allora, io sono favorevole a precisare intanto qual è l'ambito di intervento sull'ex Fornace. Usiamo, come dire, le parole più appropriate del caso. Dico solo che quel rischio che dite voi non c'è, perché se in una norma urbanistica si scrive messa in sicurezza, vuol dire strutturare, non con opere provvisionali di cantiere, perché quella non è messa in sicurezza. Messa in sicurezza in edilizia è un'operazione edilizia, ok? No, lo dico perché non succederà mai che viene il cittadino e propone di metterci due ponteggi a regge la parte delle fornace rimanente, perché quella non è un'opera di messa in sicurezza. Quelle sono opere provvisionali che reggono un oggetto che non ha una sua capacità strutturale di stare in piedi. E, insomma, questo non, in edilizia non può succedere. Tenete anche conto che questo è un piano attuativo, cioè si va al consiglio comunale, lo deve votare il consiglio. Detto questo, sono favorevole a usare un'espressione più chiara, non è che, però quel rischio lì, onestamente, io non lo vedo. Bisogna trovare un'espressione, come dire, che indichi, diciamo, qual è l'ambito di intervento, no? Perché se io, Jacopo, uso la parola recupero, devo precisare cosa intendo, no? Recupero funzionale? È chiaro che se la risposta è no, non voglio il recupero funzionale. Allora io dico solo, usiamo una parola, no, un'espressione, chiediamo a Fabrizio, a Manola che ci lavorino, più chiara. Potrebbe anche essere che si introduca, diciamo, in quella definizione, diciamo, l'esplicitazione del fatto, no, che ci deve essere che lo progetta il comune, no, che è il comune che indica come si fa questo intervento di diciamo così, consolidamento di conservazione della parte testimoniale. No, potrebbe esserci proprio una prescrizione di questo tipo. Quindi va bene usare una parola diversa da messa in sicurezza. Capisco che la parola messa in sicurezza possa prestarsi, diciamo così, a equivoci, anche se, ripeto, in un'opera edilizia non ci possono essere delle opere di cantiere che reggono una cosa. Però, siccome si può prestare equivoci, va bene usare un'altra espressione. Forse è anche il caso di dire, no, che è il comune che deve controllare questa parte, lo fa in consiglio comunale, ma può anche essere che dia delle indicazioni di carattere progettuale, visto che poi questa parte diventa, no, di proprietà del comune, cioè è una parte che diventa proprietà del comune, quindi ci si può proprio dire che, no, le indicazioni progettuali il comune le può dare. Sul parcheggio io, Graziano, sono d'accordo, però c'è un problema, cioè che se noi vogliamo collocare quel parcheggio lì della stessa grandezza nella parte, diciamo, più lato centro, cioè nel campo qui di sotto, dopo la parte fondiaria dove la mettiamo? Questo è il punto, no? Perché dopo c'è la fornace e c'è quest'area verde di cui chiediamo la proprietà. Allora, o lo spezzettiamo in due, questo parcheggio, mi viene in mente, cioè magari una parte lo lasciamo a monte e una parte lo lasciamo di sotto, e vediamo se questo ci consente, no, di mantenere, diciamo, di sotto lo spazio per l'intervento privato. Ecco, questo potrebbe avere un senso, e io sono d'accordo.
se no, ecco, altre soluzioni non ne vedo, e se, perché, se, perché bisognerebbe spostare la parte fondiaria sulla parte, diciamo, in alto, e quello secondo me sarebbe un errore, perché poi ti va a ridosso della fornace, ti entra nel parco. Cioè, secondo me l'ambito pubblico è ben individuato qui, come diviso, diciamo, dall'ambito, dall'ambito privato. Questo è come la vedo io. Non so se siete d'accordo sulla base di queste, diciamo, indicazioni. Jacopo, io voglio dire qualcosa. Anch'io, Jacopo. Riccardo, aspetta. Parla Lucchesi. Facciamo un trenino aperto, spero che si interviene meglio. Dunque, io volevo dire due cose. È vero che il parcheggio sul dove l'abbiamo ubicato noi è più facile da realizzare, però, come diceva Simone, se noi lo portiamo sopra, e c'era già un piano attuativo col parcheggio dalla parte, cioè col parcheggio sulla TR di 48, e la fondiaria era all'interno dell'altra area, e sarebbe facile da realizzare, però è difficile, perché, come diceva Simone, si porta via la fondiaria. Però è anche vero che quel discorso che noi dobbiamo progettare sia il parcheggio e sia anche il recupero della fornace, dove siamo tutti d'accordo, è chiaro che è indicativo. Io metterei una formula per realizzare quella parte lì, che è il comune che se ne deve far carico, perché se lo mettiamo così a triangolo, avete ragione voi, che insomma è difficile. Quella lì è solo indicativa come superficie, perché all'interno di tutta quell'area lì se ne può fare anche due dei parcheggi, si può trovare la soluzione dell'ingresso, dell'uscita, perché è vero che è più alto, però la proprietà rimane tutta del comune, quindi a quel punto è chiaro che il piano attuativo la può definire come gli pare quell'area, perché mettendo il parcheggio dove dalla parte di sotto 20 alloggi, non so quanti sono, non me lo ricordo, disseminati sulla superficie all'interno della fornace, come era di fatto il vecchio piano, cioè non è che si trova una soluzione diciamo urbanistica accettabile, diventa una confusione, tant'è che poi non è andato in porto, quindi qualche motivo c'era. Io la vedo più così la soluzione, e però metterei veramente una norma di riscrivere a col cinquini che sia il parcheggio e sia il recupero, diciamo, funzionale, o mettiamo la parola che volete, della fornace, sia ben definito. Ho finito. Riccardo, poi dopo volevo dire una cosa. Sì, ma io torno, cioè, al fatto della perequazione, condivido l'intervento di Alberto. Cioè, ma l'avete presente quanti edifici ci sono, che fra l'altro sono quelli storici a nord? Cioè, gli edifici storici sono tutti quelli a nord, lì va specificato bene, e alcuni edifici secondo me vanno recuperati a testimonianza storica, lì qualcuno se ne deve far carico. Cioè, voglio dire, ci cedono tutta quest'area con gli edifici in quelle condizioni, che poi cadranno e non rimarrà traccia. No, c'è rischio, mi auguro di no, c'è rischio, però cioè, voglio dire, la parte di sopra ci sono anche tutti questi capannoni, cioè la dobbiamo bonificare noi la parte superiore che ci viene ceduta, cioè è assurdo, cioè secondo il mio punto di vista. Secondo me la parte di superiore la devono bonificare, alcune opere vanno demolite, altre vanno ristrutturate, che lasciano questa testimonianza, perché sono anche belli quegli edifici, se ne andate a vedere, perché io da ragazzo ci andavo, ora magari non ci sono anni non ci vado, ma mi ricordo erano proprio belli, erano dei sassi, dei mattoni rossi, era bello anche da vedere. Quindi recuperare quegli edifici per me è una cosa importante, è un segno di quello che veniva fatto in quell'area, è una tradizione, è una memoria storica. Quindi mi auguro che invece, ora in sicurezza, Simone ha detto che la parola sicurezza ha un significato ben definito in edilizia, se si può scorrere lì e si va a rivedere quello che c'è scritto, insomma, io più che sicurezza direi recupero. Io la parola recupero non la togliere. Sì, Riccardo, sì. Io non voglio intervenire, voglio... No, poi c'è vuole intervenire Jacopo. Volevo che non si creasse un equivoco. Io sono d'accordo per usare, diciamo, una formula più chiara.
segnalavo solo, perché messa in sicurezza può essere riduttivo, sono d'accordo, segnalavo solo che non può voler dire messa in sicurezza che ci mettono i punteggi, perché la messa in sicurezza deve essere strutturale, questo è chiaro. Capisco che è una parola riduttiva, nel senso che giustamente, come osservavi anche tu, ma lo dicevano anche Alberto e Jacopo, magari ci può essere necessità qualcosa di demolirlo, qualcosa di valorizzarlo, cioè è un po' riduttivo messa in sicurezza. Segnalavo solo che messa in sicurezza sicuramente vuol dire messa in sicurezza strutturale, ecco, questo mi sento di dirlo. Quindi usiamo, io direi, ora poi non voglio togliere spazio al dibattito, Jacopo vuole intervenire, ma se c'è questa indicazione, Manola ha capito, diamo mandato a lei e a Fabrizio di elaborare un'espressione più, diciamo, una formula più chiara, anche agganciandola al progetto del comune, perché poi, come diceva Roberto, come dicevo anch'io, qui è il progetto del comune che può avere anche, no, un peso, visto che è la parte pubblica. Niente, tutto qua. No, per finire, dicevo, quella lì sarebbe anche bene andarla a vedere noi, per renderci veramente conto, anche la commissione si renda conto di quello che c'è lì, di quanta storia, di come sono belli quegli edifici lì, almeno come erano belli. Mi sarebbe anche bello andarci a fare un salto e vedere quali sono le parti anche da recuperare e quelle magari da tirare giù o da battere. Ecco, poi è chiaro che tutti abbiamo a cuore quell'area. Sapete, io gli interventi che ho fatto anche in consiglio per un parcheggio in quell'area, perché sollecitato dai cittadini, quindi ci vuole sia il parcheggio, ci vuole anche una riqualificazione, perché effettivamente è un'area abbastanza dequalificata. Allora, io volevo fare una considerazione. Allora, posto che chiaramente ha ragione Roberto, nel senso che il disegno dell'area, al di là della distribuzione del parcheggio, che può essere problematica sopra strada, come rilevava Graziano, però è evidente che debba ammettere un intervento a trasformazione fondiaria, quindi per come è articolata l'area di intervento, viene da sé che il disegno urbano sia più pulito se si sistema sottostrada. Però ecco, volevo fare una riflessione riguardo alla conoscenza di quel fabbricato lì, cioè della parte storica, diciamo così, no, del fabbricato. Tant'è, nella proposta di sistemazione dell'area a monte della via Terrapezzina, la proposta cartografica, si vede chiaramente che c'è una parte che può essere di sacrificio, no, quella che verrebbe occupata da quel parcheggio triangolare. Sono volumi recenti, volumi che insomma possono essere tranquillamente abbattuti. Quell'altra parte dei vecchi volumi, dove c'è la ciminiera, dove è la parte più ampia del complesso, in cui ci sono strutture insomma di pregio diverso, ecco, secondo me noi dovremmo, più che la commissione, diciamo a livello tecnico, insomma, dovremmo riuscire a capire qual è lo stato di consistenza di quei fabbricati lì. Perché magari, ecco, nel percorso di attuazione di questa previsione, lì potremmo concordare e magari in questa fase soltanto dare l'indicazione più precisa possibile del tipo di intervento. Perché è chiaro che i volumi che erano oggetto di quel complesso lì sono talmente ampi che non ce la troviamo noi una perequazione, visto che non si sta parlando di recupero funzionale. Traduco. Siccome la fornace non ritorna a essere una fornace, e sull'area occupata dai volumi della fornace non ci si fa, cioè non vengono realizzate delle operazioni di trasformazione che producano reddito in qualche modo e che quindi insomma consentano un intervento di recupero di un certo tipo, integrale e anche della funzione, è evidente che ci devono essere dei volumi e delle superfici di sacrificio. Bisogna capire quali sono quelle porzioni di cui, fra virgolette, si può fare a meno della sua conservazione in termini di appunto intervento conservativo, mantenendo però l'aspetto e la funzione testimoniale di quello che resta. Siccome sono interventi effettivamente gravosi, perché insomma fare interventi di questo tipo vuol dire tanto a termini economici, secondo me la quadra sarebbe riuscire a dire in questa scheda il tipo di intervento che si fa, che non può essere inferiore al recupero, secondo me, però, per il tipo di manufatto di cui stiamo parlando. E a livello tecnico dovremmo riuscire a capire se, e questo magari lo possono fare la Manola, Alberto
Fabrizio, quali sono quegli elementi o quelle porzioni del complesso, nella parte più storica, che sono da, come dire, prescrivere in termini conservativi. Anche perché teniamo conto di una cosa, quando, e questo vale un po' per tutti, no? Quando questa roba qui ci verrà passata a noi, se un cambiano le leggi automaticamente diventa un bene culturale, tra l'altro, perché è di proprietà pubblica. Ben venga. E ha più di 70 anni. No, va bene, ben venga, ma si porta dietro oneri e onori questo, Riccardo, è chiaro. Ma lì puoi ritrovare, no? Da farci andare le scuole, vedere come era fatta. Ti dico, la previsione che abbiamo costruito è pertinente a che lo sia, no? Che c'è un parco, c'è un'area verde di corredo a quella previsione. Benissimo. Però, ecco, teniamo conto anche di questo, che poi la parte costruita dell'esistente, poi se diventa un bene culturale, perché diventa nostro, ha degli obblighi conservativi stringenti anche. Ho capito, e allora tiriamoli tutti. No, quello che voglio dire, quindi avvantaggiamoci col lavoro, Per sono quanto possibile. Ma guarda che lì poi c'è prevista la viabilità, mi sembra, no? Quell'arancione di una strada che arriva lì, è bella, anche in un percorso didattico, di valorizzazione di quell'area, mantenerla e valorizzarla, secondo me. Jacopo? Sì? No, sì. Volevo far notare una cosa. Vedete nella descrizione, negli obiettivi dell'intervento, in questa parte, quello che dite voi c'è scritto. Si tratta, vedete, in particolare di un'ampia porzione di tessuto edificato, originariamente destinato ad attività industriale artigianale, da tempo dismesso ed inutilizzato, nella quale sono presenti elementi residuali di interesse storico testimoniale in pessimo stato di manutenzione, unitamente a manufatti incongrui e degradanti e decontestualizzati, nonché ampi spazi aperti originariamente funzionali alle attività artigianali, destinata ad interventi di rigenerazione urbana e contestuale recupero morfo-tipologico e paesaggistico. Allora, cosa per dire che cosa? Che forse ci si può agganciare a questa descrizione per dire che alla fine ci vorrà un progetto che fa il comune, che individui, vediamo se uso l'espressione giusta, gli interventi di recupero strettamente conservativo degli elementi di interesse storico e testimoniale, no? La demolizione e l'eliminazione di tutto ciò che invece è incongruo, degradante e decontestualizzato, no? E la valorizzazione, voglio dire, degli spazi aperti che costituivano, diciamo, originariamente, no? Spazi funzionali alle attività artigianali. Cioè, forse Manola è sufficiente riprendere questa descrizione e indicare che poi sarà il progetto del comune, no? A individuare gli elementi residuali di interesse storico testimoniale su cui va fatto il recupero conservativo e invece le altre cose su cui bisogna intervenire diversamente, perché forse una parola sola per descrivere questo intervento non basta, no? Quindi, se siete d'accordo, potremmo dare mandato in questo senso all'ufficio e appunto forse l'espressione recupero conservativo non crea, diciamo, lo chiedo anche a Manola, non dovrebbe creare, diciamo, siccome è un rudere questo, no? Non è un edificio, è un rudere. Credo il recupero conservativo di un rudere non significhi la rifunzionalizzazione, no? Perché la preoccupazione dell'osservante è questa, parliamoci chiaro, che con la parola recupero, no, si chiede la rifunzionalizzazione. È chiaro che la rifunzionalizzazione qui non è possibile. Quindi, forse, domando anche a Jacopo e anche a Alberto, dire di un rudere, perché questo è un rudere, che si fa un recupero conservativo, credo, no, non induca in equivoci, e quindi forse questa potrebbe essere l'espressione centrale che si usa rispetto agli elementi residuali di interesse storico e testimoniale, precisando che no, poi sul resto appunto si fanno altri tipi di interventi. Che dite? Io non sono tanto d'accordo, nel senso che recupero conservativo è un po' una contraddizione in termini, secondo me, del tipo di intervento. Secondo me si potrebbe dire, se si selezionano delle porzioni di fabbricato, si potrebbe dire interventi di restauro delle
degli elementi esistenti limitatamente a... E quali sono gli elementi esistenti? Perché, allora, il fatto che l'osservante abbia lo scrupolo del recupero funzionale mi viene da dire, vabbè, è uno scrupolo, visto che nella previsione c'è scritto che ci faccio un parco, che il recupero funzionale può fare. Vabbè, però, Jacopo, nel parco ci possono essere anche gli edifici con le funzioni, no? Quindi... No, ho capito, ma quell'area stessa lì è un'area parco. Sì. Non è che è un rettangolo grigio, no? Se quindi... mi dici che tecnicamente restauro è più corretto di recupero, io sono d'accordo, cioè figuriamoci, basta un si creino equivoci su questo aspetto della rifunzionalizzazione, no? Perché poi parliamoci chiaro, Roberto faceva la storia del comparto. Uno dei motivi per cui si è bloccato degli anni è che noi prevedevamo invece che quell'edificio fosse, diciamo, restituito a una funzione, cioè nel vecchio regolamento urbanistico era previsto questo, e questa cosa ha sempre creato un livello così alto di costi che non è mai partito niente. Allora, se invece, mi sembra siamo tutti d'accordo, pensiamo che quello che conta non è la rifunzionalizzazione ma la conservazione, il restauro, usate le parole che volete, di ciò che c'è di interesse storico-testimoniale allo stato in cui è sotto il profilo funzionale, va bene, io sono d'accordo, troviamo il modo migliore di dirlo, ecco, tutto qua. Se la parola giusta è restauro, va bene restauro, va benissimo. Voglio dire, il fatto che diceva Jacopo che quell'area lì è già indicata come area verde, non è già di per sé... No, secondo me no, perché nei parchi ci possono essere gli edifici, se ne possono far tanti di esempi, quindi va indicato. Se effettivamente è uno scrupolo questo dell'osservante, va bene, leviamogli ogni dubbio, no? Siamo d'accordo che non sia il caso di proporre della roba che non è proponibile, evidente. Va bene, allora affidiamo all'ufficio il compito di trovare la migliore formulazione, siete d'accordo? Sì, ma c'è Graziano che voleva parlare. Ah, sul parcheggio Graziano idem, vediamo se l'ufficio riesce, Roberto no, ci ricordava che è indicativa. La soluzione te la trovo, posso trovare anche di sopra, non ci vuole più tempo a farsi, ma insomma se la trovo anche di sopra, perché se te la vai a guardare tutta, quello che devi salvaguardare è il pezzo, che praticamente corre via lungo la via Ceragioli, mi sembra che sia, insomma, ora la strada che è di fianco. La via Torcigliani, forse. Torcigliani, no, hai ragione, Torcigliani, ho sbagliato io. Che saranno 150 metri di lunghezza per una 30-40 di larghezza, più la ciminiera. Quella è la parte da salvare. Il resto sono tutte baracche, tutte qualche condizioni. Se tu le guardi o se tu hai avuto occasione di vederla, c'è all'inizio laggiù sul fosso c'è un muro riportato che quello può saltare benissimo tranquillamente, e tutto il resto sono capriate in ferro che gli erano coperte con Eternit e con altri materiali per far scianzeccare i mattoni a suo tempo, quello che stoccavano, sì, ci sembra anche a me che sia così. E l'ingresso al parcheggio, se tu fai un'opera fatta bene, lo fai da via Torcigliani. Da via Torcigliani c'è già l'ingresso fatto, c'è l'unica cosa che forse, non so se l'Enel è d'accordo o meno, togliere la cabina dell'Enel, lo spostarlo, fargli qualcosa a cabina dell'Enel, in modo e maniera che tu vedi comunque in via Terapezzina se arriva macchina o meno, e te entri e esci da quella parte lì. Però ho detto di sotto è già pronto, di sotto un cervello è già pronto, perché lì basta che tu sposti il cordolo del muro, della rete, la butti per di, non dico di portarlo fino alla casa, la butti per di 5-6 metri più avanti, il parcheggio è fatto. Ho capito, grazie, è giusto che la sola cabina dici, però non è che lì bisogna fare una bella curva, se mi ricordo, non lo so, se tu togli la cabina e togli l'altro edificio che c'è, che a parte la cabina, vabbè la cabina, ma quell'altro edificio che non ha senso che ci sia, perché è qualcosa di riportato, qui ti allarghi, ricordiamo questa cosa qui della curva, ma sicuramente hai ragione, non so. Cosa non ho capito, scusa? Mi ricordavo di questa curva che c'era da fare per entrare. Ora hai ragione, perché con la cabina sull'angolo e il cancello che è più dentro c'è una curva, un tornante praticamente, un piccolo tornante per entrare dentro. Però se te riesci a levare tutta questa parte qui la parte davanti l'allarghi,
insomma ci si entra, ecco, diciamo. Comunque, sì. Graziano, se capisco bene, alla fine te dici di sotto è più semplice realizzarlo, di sopra, sopra, volendo, c'è una soluzione, perché la parte da conservare è, diciamo, sì, tutta da una parte, e quindi questo lascerebbe spazio per realizzare un parcheggio anche, sì, di sopra. C'hai dal pilastro del cancello fino alla cabina, tolta la cabina, se si può togliere la cabina, perché ci sono tutte queste cose qui, cioè avrai così occhi e croce una ventina di metri, ce l'hai, 15-20 metri ce l'hai. Vabbè. E di sotto detto, è molto più semplice. Di sotto puoi già realizzare domattina con i nostri operai, senza problemi, se lo vuoi fare. Allora qui lo realizzerebbe il privato. No, vabbè, ma per dirti quanto sì, è semplice sotto far parcheggio. Cioè, va bene, io direi, guardate, sulla localizzazione del parcheggio problemi non ce n'è, perché Roberto ci ha ricordato la regola. La regola è che le indicazioni sono appunto indicazioni, non è prescrittiva quella localizzazione lì. Poi se nel progetto uno riesce a fare meglio, benissimo. E sulla questione invece, diciamo, della precisazione dell'intervento che si fa sull'ex fornace, affidiamo a Manola e a Fabrizio Cinquini il compito di formularla, tanto Manola ha capito, insomma, qual è l'obiettivo. Va bene? Io sì. Volevo dire che bisogna trovare una forma che tutta quell'area a parco lì sia inserita nella fornace, perché non è che si può fare una fornace e portare i ragazzini a vedere la fornace e basta. Quell'area lì deve avere una funzione per Camaiore, cioè oltre alla fornace deve servire anche per altre cose, quelle tettoie, perché quelle tettoie storiche non potranno mai essere tamponate, deve restare un qualcosa anche di mostra all'aperto. Ora io saprei neanche quel che ci può venire. Capito. Infatti, voi avete fatto la campionatura e a posto. Graziano, il microfono. Graziano, il microfono. Graziano. Grazie, spengi il microfono. Graziano. Ma in effetti cos'era successo? È frenato qualcosa dentro? Graziano! Secondo me ha abbassato il volume. Ah. Graziano! Telefonatevi! No, perché... Sì, ma provo a dire... No, ma sai perché dicevo questo? Perché c'è stata una signora... Ora si compromette. Ieri mi ha mandato un messaggio... No. Capitano. Graziano! Prima di entrare in paese a Montecchio, c'è un lavatoio. Grazie. E tutto in un colpo è arrivata giù dell'acqua marrone. E poi ha smesso di schianto. Poi è arrivata questa notizia qui. Io ho detto... Io pensavo a qualcosa di una polla, di un qualche cosa, levate l'acqua anche voi, che magari è frenato, un pozzo che è frenato sotto, per quanti darsi. Telefoni. Ah, ecco, ho capito. Graziano! Volume. No, l'aveva abbassato, dai, c'è altra spiegazione. Sì, non è da correlare con quanto, perché c'era un guasto all'impianto di clorazione, insomma, vabbè. Ok, grazie. Graziano. Graziano. Sì, hai ragione, scusa, avevo il microfono attaccato, abbiate pazienza, me ne ero accorto. Allora, che devo fare? Sì, no, va bene, che diceva Roberto io lo condivido, ci vuole un progetto di opera pubblica lì, forza, c'è poco da fare. Va bene? Va avanti, presidente. Sì, io insisto sul restauro, ma sono fiducioso nella Manola e in Fabrizio. Sì, hai detto Jacopo? Secondo insisto. Jacopo la parola giusta è restauro. Io sono d'accordo con lui, nel senso che scusate la tautologia, se la parola giusta è restauro, sono d'accordo con lui. Basta attendersi, no, ci siamo intesi. La parola giusta è restauro, perché si restaura per conservare, si recupera per riattivare, capito? Quindi secondo te la parola recupero fa più riferimento alla funzione, invece la parola restauro fa più riferimento all'elemento conservativo. Restauro conservativo. Quando si dice restauro conservativo, si dice la stessa cosa, perché si restaura per conservare. Va bene, restauro, ha ragione Jacopo.
Ma va bene, non... cioè, ho detto usiamo l'espressione più appropriata rispetto all'obiettivo che è chiaro, va bene? Ok? Andiamo avanti. Allora, 432. Allora, una parte l'abbiamo già vista di questa osservazione perché riguarda una schedatura. Poi chiedono la possibilità, attraverso la cessione bonaria del terreno per realizzazione del parcheggio, di dare l'edificabilità all'area. E si tratta di impegno di suolo inedificato esterno al perimetro del territorio urbanizzato in contrasto con la legge regionale e col PIT, e quindi l'istruttoria è tecnicamente di inammissibilità di questa richiesta. Vedete, l'area in questione è quella che vedete, siamo in via Carignoni. Ma dove siamo? In via Carignoni, Riccardo. Vedi qua giù c'è il ponte, vedi in alto a sinistra, non si vede ma lo puoi intuire, no? E poi si sale su e c'è tutta quest'area, e guardate là, addirittura è collinare, insomma, non si può, ecco, per legge. Quindi se non avete, diciamo, osservazioni, vado avanti. Cioè, qui è fuori dal perimetro urbano? Eh sì, questo è inammissibile, Riccardo. Sì. Poi... osservazione 438. Anche qui siamo di fronte ad una richiesta che impegna suolo inedificato esterno al perimetro del territorio urbanizzato, e quindi è in contrasto con la legge regionale e con il piano strutturale. Anche qui si chiedeva l'edificabilità in cambio di un parcheggio. Vediamola. Qui siamo in... è un po' piccolino, Antonella, ce la fai ingrandire? Via del Paduletto. Eccoci qui. Siamo in via del Paduletto. L'incrocio è quello con via... così localizziamo bene dove siamo. Savoia, via Savoia e via Paduletto. Ok, e l'area vedete è questa qui sulla sinistra, che è esterna al perimetro del territorio urbanizzato. Poi, osservazione 439. Allora, qui se capisco bene c'è una questo è un parcheggio. Sì, qui c'è una previsione di parcheggio alla pieve. Sostanzialmente si dice c'è una proprietà comunale lungo la strada che potrebbe essere utilizzata a parcheggio, e quindi insomma non capiamo perché fate l'esproprio di questa area. E poi chiedono la possibilità di trasformare invece parte del terreno di proprietà da agricola a commerciale, dando la disponibilità a reinvestire, diciamo, una somma nella realizzazione del nuovo parcheggio sul terreno comunale. Quindi loro dicono: qui c'è una striscia di terreno lungo strada che è di proprietà del comune. Non ha senso che prevediate nella nostra proprietà un parcheggio, la nostra proprietà dateci la possibilità di incrementarla sotto il profilo commerciale e noi vi realizziamo questo parcheggio. Ora, c'è un parziale accoglimento dell'osservazione, quindi andiamo a vedere in che termini sarebbe stata accolta. Andiamo avanti. Ma l'area è quella di gialla, ora non capisco bene. L'area è quella gialla.
Siamo alla Pieve dove c'è quel negozio commerciale, Riccardo, dopo la strettoia, per capirsi, ok? Quella previsione, Riccardo, è quella adottata, eh? Questo è l'adottato, questo è l'adottato. Andiamo avanti e vediamo in che senso ci sarebbe un Ma parziale. non lo so come mai questa è capitata nella scheda norma, questo parcheggio qui. Era nella scheda norma questo parcheggio? Perché sono, te lo dico io perché Antonella, non è il primo. Perché sono in quella parte lì del piano perché sono nel territorio rurale. Sono L'abbiamo quelli già sono visto piani un altro, separati, no? infatti. Ah, aspetta, allora provo a trovarlo qui. Stati un po' Aspetta, eh. pianificati, no? Aspetta, che non mi sembra. Sì, sono qui, sono in fondo, in cima, ora Ma non il me lo ricordo. parcheggio, dove ci sono le opere pubbliche, Anto? Eccola qui. Allora, vediamo un po'. Eccola, Questo qui. eccola, È guarda, è questa qui, guarda. Ecco, quella lì. 5, quello lì questa. barrato. Eccola qua. Questa è la scheda. Andiamo a vedere. Questa è tutta tolta, tutta eliminata. Ma la cartografia modificata? Arrivo. Dove? No, non l'ha fatta. No, perché allora, qui è stata proprio totalmente eliminata la scheda norma su questo allegato qua. E lui Siccome ti loro dice chiedevano. nella risposta ti dice che la mette tutta in E4, per cui la modifica cartografica qui non la troviamo. Qui viene eliminata solo su questo allegato qui, la scheda norma, il 5, quindi è Allora, eliminata solo quella. posso? Sì, ho capito. Allora, Capito? posso spiegarvi io. Allora, perché qui è stata fatta un'istruttoria con l'ufficio lavori pubblici. Allora, cosa è venuto fuori dall'istruttoria con l'ufficio lavori pubblici? Che l'area che loro proponevano per farci il parcheggio, in realtà non è proponibile, non è proponibile perché praticamente l'area che loro proponevano per farci il parcheggio sarebbe una striscina, ma nemmeno tutta, a sinistra della strada via Santo Stefano, va bene? E non ci viene un parcheggio, forse un allargamento stradale in alcuni tratti, ma un parcheggio no. Poi cosa è successo? È successo che l'amministrazione ha, diciamo, stipulato una convenzione a uso pubblico, con le suore della Pieve che hanno messo a disposizione per l'uso pubblico questo parcheggio. Allora, alla luce di questa novità, abbiamo detto: ma forse si può anche eliminare la previsione di parcheggio, nel senso che l'allargamento stradale, che è l'unica cosa possibile, diciamo, in quel punto, nel terreno dove dicono loro, quello ve lo ricordate, è già previsto dalle norme generali che ci consentono di allargare le strade fino a 2 metri, mi pare, se ricordo bene, questa è la misura. Quindi noi abbiamo detto, se si tratta di portare a casa l'allargamento stradale, che magari può anche consentire, no, un parcheggio in linea di qualche automobili, vabbè, allora a questo punto non ha veramente senso, diciamo, prevedere questo parcheggio perché nel frattempo si è fatta la convenzione con le suore, ok? Questo è il ragionamento che è stato fatto. Ma qui c'è, diciamo, di urbanistico poco, se non l'effetto. È un ragionamento, diciamo, che passa da un istruttore dell'ufficio lavori pubblici. Quindi, concludendo, c'è questa convenzione con le suore che dà al comune una disponibilità di parcheggi nuova che prima non aveva. L'allargamento della strada su un'area di proprietà comunale è possibile e in parte può dare risposta a quel tipo di esigenza. A quel punto, diciamo, il resto viene da sé, nel senso che a quel punto uno lascia, no, la previsione, diciamo, di un edificio in territorio rurale, e quell'edificio in territorio rurale, che è in E2, se non sbaglio, potrà fare quello che è previsto dal piano, insomma, come tutti gli altri edifici. Non so se mi sono spiegato. No, io non ho capito. Cioè, quindi praticamente viene tolto il parcheggio, Allora, loro, la Riccardo, previsione ci di parcheggio viene tolta. Riccardo, vediamo se riesco a spiegarmi meglio. Loro ci dicono: ma perché avete previsto un parcheggio, no, sulla nostra proprietà, dove c'è anche un'attività commerciale,
quando avete una striscia di terreno di proprietà comunale accanto alla strada dove il parcheggio ce lo potete realizzare, no? Questa è la loro richiesta. Quindi loro dicevano: toglieteci il parcheggio, piuttosto dateci un'area di ampliamento di carattere commerciale. Cosa è venuto fuori? È venuto fuori dall'istruttoria... questa area di ampliamento commerciale? È stata prevista l'area di ampliamento commerciale? No. Cos'è venuto fuori nell'istruttoria? Nell'istruttoria fatta soprattutto dall'ufficio lavori pubblici, ripeto, è venuto fuori che effettivamente noi siamo proprietari, almeno in parte, di una striscia di terreno che è accanto alla strada sul lato sinistro, no? Questo può consentire di realizzare un parcheggio. Un parcheggio come lo vedi disegnato ora? No, di certo, consente un allargamento stradale che magari consente qualche, diciamo, sosta auto, ok? Per favorire, diciamo, l'accesso in quella parte della frazione. Però no, non un parcheggio nei termini in cui lo vedi. Poi cosa è successo? Nel frattempo l'amministrazione ha stipulato una convenzione con le suore che mette a disposizione del comune quel parcheggio esistente che è molto grande, no? Lì alle suore. Allora cosa si è detto? Leviamo la previsione di consumo del suolo legata al parcheggio, i due, la leviamo, poi non gli concediamo niente a loro dal punto di vista di come dire, di nuova edificazione commerciale, semplicemente quell'edificio resta dentro le due e potrà fare tutto quello che possono fare gli edifici che sono nelle due, ok? Quindi si leva il parcheggio e si lascia territorio agricolo. Questa è la soluzione finale che avremmo individuato. Quindi la sostanza è che si leva il parcheggio, ok? Sì, hai parlato anche di allargamento della strada, però, ma nel lato della proprietà o nel lato... No, dove nel lato opposto. Nel lato opposto lato effettivamente opposto. C'è una striscina di nostra proprietà. Questo è quello che è venuto fuori dall'istruttoria con i lavori pubblici. Ma no, Roberto, correggetemi se sbaglio. Sì, perché lì le macchine sulla via già le parcheggiano, capito? Cioè, lì in quel tratto di strada, io ci passo spesso, e lì già ora parcheggiano sul lato destro della strada, quindi c'è già il posto per parcheggiare, quindi va bene. Potrebbe aver senso quindi allargarla un po' effettivamente, no? Sì. Riccardo, due cose, perché abita la Pieve. Quel parcheggio lì aveva un senso se doveva servire per, diciamo, la comunità, chiamiamola così, per la chiesa, per tutto quanto, ma quel parcheggio lì, nel momento che è stata fatta l'altra operazione giù con le suore, cioè parcheggiare lì serviva solo per le attività commerciali esistenti. Sono d'accordo, avete fatto cioè, praticamente loro rinunciano, perché se facevano il parcheggio serviva a loro, chiaramente, e facevano anche il commerciale, ma hanno rinunciato. A quel punto è chiaro che la soluzione di allargarla leggermente lato estra alla sua proprietà è chiaro che consente di passarci bene e di parcheggiare le macchine in linea che vanno dalla chiesa quasi fino là dove c'è quella fontana. Sono d'accordo, no, sono pienamente d'accordo, sì. È stato giusto toglierlo il parcheggio, visto che abbiamo fatto la convenzione là con le suore. Sono d'accordo. Ok, allora vado avanti, Presidente. Sì, se non ci sono interventi si va alla 4:41, non so. Sì. Allora, il PO classifica l'area oggetto dell'osservazione come F1, area verde pubblico, piazze e spazi aperti esistenti. Si chiede, dice, appare evidente che la destinazione F1 per tale terreno sia ancora una volta svantaggiosa e di impossibilità di utilizzo ai fini privati, con valenza esclusivamente di fini pubblici. La proprietà perciò può essere ancora interessata a cedere la maggior parte del terreno all'amministrazione comunale in cambio di una potenzialità edificatoria per almeno una bifamiliare e una villetta singola. Quindi dice, c'è una previsione pubblica dell'area verde. Una parte siamo d'accordo, una parte dateci in perequazione un intervento edificatorio con queste caratteristiche. Ci sarebbe un accoglimento pieno sulla base dell'istruttoria fatta. Quindi andiamo a vedere. Allora, siamo
in via Fonda a Camaiore, TU 4.8, ma sì, di nuovo inserimento, quindi, giusto Antonella? Sì, è una nuova scheda norma, sì. Ok, che è adiacente al campo da calcio? Sì, vicino, sì. Però forse, Antonella possiamo vedere prima l'adottato? No, perché sì. Già, sì, prima sì. Guardiamo l'adottato. Va bene. Lo trovo, Ragazzi, ma lì accanto al campo da calcio, lì ci deve venire una tribuna, secondo me. Aspetta, Riccardo, guardiamola, poi dopo ne parliamo, ok? Allora, questa è la previsione, ok? Di una grande area verde attrezzata. Quindi questa è la previsione. Cittadino ci dice, fatemi fare un intervento perequativo e in parte quest'area verde ve la realizzo, ve la cedo io. Ora lo vediamo nel dettaglio, Quindi questa è la novità, poi le valgo, Antonella, tanto se l'ha visto tutti. Sì. Questa è la novità, prendi una scheda norma, andiamo giù a vedere come verrebbe. Allora, vedete, questo è il perimetro, diciamo, della nuova scheda, così come proposta dall'ufficio, dove la parte grigia è la parte fondiaria che si attacca, vedete, al tessuto edificato B1 esistente a sinistra, e la parte appunto a verde è tutta questo rettangolo verso il fiume. Niente, questo è lo schema. Andiamo a vedere i parametri. Permesso di costruire convenzionato, superficie territoriale 6.400 metri quadrati, superficie minima per spazi pubblici da cedere gratuitamente 4.600 metri quadrati, di cui a verde attrezzato sportivo e ricreativo 4.000 metri quadrati, 601 metri quadrati di parcheggio, superficie edificabile 200 metri quadrati, numero delle unità immobiliari 3. Questa è la proposta. Una precisazione, visto che Riccardo un pezzettino ha anticipato una sua preoccupazione. Verde attrezzato sportivo e ricreativo, insomma, consente anche interventi di natura sportiva, mi pare. Anche la costruzione di tribune? Credo di sì, controlliamo la norma. Controlliamo la norma, magari. Manola. Direi che un impianto sportivo ci sta, no? In queste aree, tranquillamente, no? Giusto? Sì. Antonella, Manola? Sì, sto parlando. Sì, avevo detto di sì. Quindi, siccome ho capito quel che dice... Dice qui, no, vedi, di cui avervi attrezzato, virgola, sportivo e ricreativo. Quindi... Guarda, c'è anche scritto. Finalizzata al completamento, ampliamento ed integrazione degli spazi pubblici e degli standard urbanistici di quartiere, anche in ragione delle contermini di funzioni sportive. Vedi Riccardo, c'è proprio scritto, cioè che è immaginata come un'area di completamento di questa, no, dell'area che c'è già, e quindi c'è proprio un riferimento preciso, Cioè che te puoi immaginare quell'area che prendi anche in funzione del... Sì, anche perché, Simone, lì gli spogliatoi che si trovano sulla strada è assurdo. Io non penso nemmeno che ci possano stare quei moduli che ci sono. Quindi aveva un senso trasferire quegli spogliatoi a sinistra del campo in quell'area lì. Ecco, l'importante è che ci possano essere costruiti questi spogliatoi in questo verde pubblico attrezzato. Sì, vedi, c'è proprio scritto che è finalizzato. Hai ragione. È finalizzato, è complementare. Scusa, non ti voglio interrompere. Dimmi.
No, vedi, c'è proprio scritto che è finalizzato al complementare ampliamento ed integrazione degli spazi pubblici e degli standard urbanistici di quartiere, anche in ragione, questo è il punto, anche in ragione delle contermini funzioni sportive, tra parentesi impianti di via fonda, e degli obiettivi, vabbè, di riqualificazione paesaggistica ambientale della fascia fluviale, cioè vuol dire che quando vai a fare il progetto lo fai, no? Per riqualificare la parte lungo fiume, per completare ed estendere la parte degli spazi sportivi anche in funzione, no, delle funzioni che esistono già, cioè anche quindi per migliorare le funzioni che esistono già. Quindi, tradotto nella pratica, se serve, no, ampliare alcune attrezzature di servizio al campo sportivo esistente, si può fare. Ok? Ma non è che questo dopo non ci sono le distanze rispetto a dove vengono costruite le casse e quindi non si può fare per quello, perché è bene prevederle tutte queste cose. Questo però, Riccardo, sono verifiche che non abbiamo mai fatto, per nessuno, per nessun intervento, perché è complicato. No, perché ti spiego, te vedi la cartografia e chi ti dice che quello che vedi in cartografia non sono magari opere abusive che quindi non fanno distanza, capisci? Va visto caso per caso, in concreto. Capito, ma io fare una scheda norma su un qualcosa che mi può pregiudicare un intervento di miglioramento su un impianto sportivo, non me la sento di approvare. Ma perché io credo che ci sia sto problema? Perché cioè, Manola, il DM del 68 rispetto a delle tribune non si applica mica, no? No, ma ora può essere, cioè, le tribune sono sempre costruzioni. Ora questo magari lo sai meglio di te di me che sei avvocato, perché il DM parla di costruzioni, non dice mica edifici. Si applica anche a delle tribune, Alberto? Ma siete sicuri? Siamoci attenti, io lo dico perché si applica alle scale. Si applica alle scale, si applica ai terrazzi. No, mi fraintendere. Se, agli spazi accessori di una casa, certo che si applica. A una tribuna si applica il DM del 68. È sempre una costruzione, come minimo a 5 metri dal confine. 141. 5 metri? Aspetta, Alberto, dal confine è un'altra problematica, dal quale si può anche derogare, no? Con l'atto d'assenso si deroga. Quello che dice Riccardo invece delle distanze, quelle obbligatorie sono quelle del DM, però il DM, Simone, parla di costruzioni, quindi se una tribuna non è costruzione non rientra, ma se è costruzione, secondo io propenderei di più a pensarla come costruzione. Non l'ho mai approfondito, quindi non voglio dire una cosa per un'altra. DM parla di pareti finestrate, sì, cioè. Però volevo dire, rispetto alla domanda che faceva il consigliere Erra, noi non abbiamo mai fatto queste verifiche, Simone, al momento in cui abbiamo elaborato le schede norma, capito? Cioè la possibilità che l'intervento sia attuabile o meno. Ma quanto spazio c'è? Non lo approvo. Anzi, può andare a vedere. Pensateci bene. Possiamo tornare a vedere la parte planimetrica? E anch'io volevo dire una cosa su questo. No, dov'eri? Va bene. Oh, ferma lì, Antonella. Ma c'è un problema di distanze? Perché mi sembra lontanissimo la parte fondiaria. Quanti metri è? No, ce n'è problemi di distanza, c'è quasi 100 metri dalla rete delle... ragazzi, si sta... cioè, va bene... Come c'è? Ma Graziano, ma che 100 metri? Oh, ragazzi, ma io ci sono lì, ma 100 metri, ma che scherziamo? No, ma quanto c'è? Ragazzi, Riccardo, invito stasera a venire con me e mi direi se c'è 100 metri. Allora, ascolta una cosa... Dalla rete del campo arrivare qua giù dove c'è il grigio, non è che murano direttamente all'inizio del grigio, mureranno nel mezzo al grigio. Ma dalla rete del campo lì c'è il parcheggio e basta di distanza, hai capito? Che è stato sto dicendo c'è di più, perché le casse non le vai a mettere su quel fossetto che c'è lì tra il parcheggio e il campo. Perfetto. Quella lì è la strada, ecco, no, ma fermiamoci, tra l'altro è la strada quella lì,
Sì, è uno stradello, non è proprio una strada, c'è un qualcosa lì, ma non è proprio una strada. La mia è una perplessità, perché non vorrei che questo accoglimento pregiudicasse. E comunque ti dico una cosa, eventualmente saranno decentrati, io questo non me ne intendo e non di sport non ne so nulla, ma nel pezzo in fondo che c'hai tutte le distanze che tu vuoi, nell'ultimo pezzo eventualmente lì ce le puoi montare le tribune tranquillamente, perché no, non c'hai... ma lì non si parla di tribune, Graziano, lì si parla di spostarci gli spogliatoi visto dove sono, sì, ora. Hai ragione, ma gli spogliatoi, ma ce li puoi mettere gli spogliatoi anche lì? Allo stadio ci sono gli spogliatoi sotto. Riccardo! Riccardo, Riccardo, te hai giocato a pallone, no? Quanto è largo il campo di Via Fonda? 68 metri per 105. C'è la risposta di Alberto. Quindi, a occhio, se devo fare una proporzione, lì c'è 30-40 metri, ti torna Alberto? 40 metri ci sono 100, ecco, va bene. Vabbè, ma insomma siamo ampiamente nelle distanze. No, torna o no? Ovviamente una piazza d'armi. No. 30-40 metri è una piazza d'armi. Non c'è un quel problema. È una piazza d'armi. È una piazza d'armi. Si entra qualsiasi cosa. Cioè, nelle porzioni dell'F1, della previsione F1 a verde, no? Che rientrano nella scheda, ma anche subito fuori. Io, bueno, mi sembra che ci sia posto per localizzare qualsiasi la struttura. La tribuna non è che la puoi mettere a confine col campo preciso, dovrà stare a 4-5 metri, no? Vabbè, poi Riccardo, ma il problema non c'è, dai, questo stiamo dicendo, dai. Riccardo, ascolta, se è attività edificatoria, il vero problema... ce l'hai più al margine dell'Ombricese, comunque, perché lì c'è la staccia a distanza davvero. Lì ce l'è la distanza. Lì, no, ma dico, è l'unico problema sull'attività edificatoria che immagini te, qualora sia attività edificatoria quella che immagini te, è l'unico problema che viene posto, quello dell'esistenza dell'Ombricese, ma non della previsione urbanistica. Ci siete convinti? Io lo voglio vedere, lo rivado a vedere per precisione. Io tanto è qui a 50 metri da dove lavoro. Va bene, magari la mettiamo da parte. Scusa Alberto, scusa. Sì, dicevo, se la mettiamo da parte questa qui invece di darla per tanto ce n'è una più una meno. Ma scusa Alberto, ma la mettiamo da parte per quale motivo? Per capirlo io. Sì, no, per valutarla, perché dico, voglio capirla a modo questa osservazione qua, perché facciamo tanto proselitismo per valorizzare le aree sportive. Giù al magazzino abbiamo individuato delle aree ben più grosse di queste. Questo è un campo già esistente, con un parcheggio, con un'area densamente edificata, dove i parcheggi sostanzialmente non sono mai abbastanza, anche in un'ottica di ricevimento degli eventi sportivi che si vanno a accumulare a quelli alle presenze dei residenti, la vorrei valutare meglio questo intervento qua. Ma nel senso che la tua perplessità riguarda le 3 unità immobiliari in più? Anche quelle riguardano le 3, e poi è un'area lì che si presta bene al verde sportivo. Ma c'è il verde sportivo? Ma scusate, io ora, per l'amor di Dio, lo sapete, no? Quando c'è da approfondire, si approfondisce, ci mancherebbe. Però, onestamente, io non so cosa c'è da approfondire qui, nel senso che poi si può essere d'accordo o meno, ma l'intervento è semplice, sono 3 unità immobiliari nel grigio, in cambio, vediamo la perequazione magari, ecco, ma l'abbiamo vista. Rileggiamo. Non vedo la perequazione, oltre alla perequazione vedo l'intervento in quell'area. Comunque, cioè, l'approvate voi o no? Quello non è un problema, ci mancherebbe altro. Scusa, di pazienza, ma se è discusso, sta prendendo il capello un 4, giustamente, di situazioni molto più delicate. Qui, in termini di dimensioni, Alberto, ma abbi pazienza. Allora, c'è un'interferenza, secondo te, fra la possibilità di edificare in quella stecca lì grigia e le funzioni sportive del resto dell'area? Fammi capire.
No, ma ti faccio capire subito, ti faccio capire. No, preserviamo i coni visivi, vogliamo evitare, dico, i varchi vanno preservati, non ho capito, perché di punto in bianco voglio capire a modo, perché dico, posso valutare, posso riflettere, poi se volete e intendete approvarla tu cura, non c'è problema, io mi allineo con Riccardo, posso riflettere un attimino, dico, ci facciamo dei problemi per... dico, diminuire i coni visivi, quello lì è un varco naturale, è un varco naturale, dico, non ho capito perché bisogna ridurlo, ecco, se voglio capire questo, posso avere legittimo pensiero e aspirazione di capirlo? Non ho detto non l'approviamo, ho detto ce ne sono tante, mettiamocene una in più. Non ha senso farci tre case lì, Alberto, te lo dico io. Allora, io di Alberto dico soltanto questo, mi sembra che più che accantonarla, cioè nel senso, noi abbiamo accantonato quelle dove c'era da fare un approfondimento istruttorio, no? Allora mi sembra che più che accantonarla ce la dobbiamo segnare fra quelle dove non è detto che il voto dei commissari sia omogeneo, no? Perché io non, la cosa che dico io è, non saprei che approfondimenti istruttori fare. Nel senso, l'ufficio che approfondimento istruttore deve fare è chiarissima, no, la scheda. A me sembra che l'obiettivo di interesse pubblico, che è l'F1 verde laggiù, bella grande, che vedete, ora magari leggiamo meglio la perequazione, questo sì, perché forse non l'abbiamo letta, giustifichi una compromissione, diciamo, del territorio che si sostanzia in sole tre unità immobiliari. Questa è la logica, no? Ma guardiamo l'interesse pubblico che era previsto in quello adottato? Quello sì, rileggiamolo perché non l'abbiamo letto. Ho letto solo la descrizione, ma non la parte perequativa. Lo rileggiamo. Cioè, lo leggiamo. Sembra che sia maggiore l'interesse pubblico della previsione dell'adottato, no? Ora dico. Ma scusa, Alberto, ma che c'entra? Questo però non è un criterio che abbiamo usato. È chiaro che qui c'era una previsione tutta esproprio, era tutta a carico del comune, no? Cioè, questo ora, onestamente. Era una previsione a verde pubblico. Sì, no, ma io sto dicendo, scusate, io vorrei essere frainteso. È legittimo che un commissario dica io preferisco la previsione fatta in sede d'adozione, eh? Ci mancherebbe. Io sto dicendo che l'interesse pubblico è realizzare gran parte di quell'F1 non a carico del comune, no? Questa è la previsione di interesse pubblico. Poi uno può essere d'accordo o no, non vedrai grandi necessità di approfondimenti istruttori, questo dicevo, no? Abbiamo accantonato quelle dove faccio tre case lì. Ha senso rispetto all'interesse pubblico, secondo me sì, però è la mia opinione, ci mancherebbe. Leggiamo la parte perequativa che l'abbiamo letta, perché nella discussione è partita la lettura della parte perequativa, perché abbiamo letto la descrizione ma non la parte perequativa. Ecco, attuazione della previsione subordinata a cessione delle aree a verde pubblico e attrezzato da dislocare in adiacenza agli impianti sportivi esistenti e lungo l'intera fascia prospiciente del territorio lombricese. Ora qui c'è, secondo me si può scrivere meglio, vi dico perché. Realizzazione e cessione anche mediante l'adeguamento tecnico, prestazionale e dimensionale della viabilità di servizio esistente, della viabilità di accesso alle suddette aree a verde pubblico e attrezzato. Secondo me nella prima parte, lo dico alla Manola, siccome si parla di cessione delle aree a verde pubblico e attrezzato, no, bisogna dirgli che più chiaramente che l'attrezzatura del verde pubblico è a carico loro. Non so se mi sono spiegato. Realizzazione e cessione. Esatto, realizzazione e cessione di verde pubblico attrezzato. Come sotto, realizzazione e cessione. Sì, realizzazione e cessione. Ma voleva dire quello, perché cessione delle aree a verde pubblico e attrezzato voleva dire quello, però è detto in un modo troppo involuto. Presidente, che si fa? Io approfondimenti istruttori non ne vedo, li mettiamo da parte nel senso di quelle dove... magari qualcuno di voi vuole riflettere per il voto, va bene? D'accordo. E questa è la linea che sta tenuto sempre, no? Cioè nel momento in cui ci sono dei chiarimenti da richiedere su parte tecnica all'ufficio si mette da parte e poi se ne riparla, si riapre l'istruttoria nostra, no? Di commissione.
Qui mi pare che nessuno abbia chiesto. Allora vado avanti. Osservazione. Aspetta, aspetta. Io non ti capisco quando parli, Jacopo. Parla aspetti molto male. Ascolta. Allora, palla 400. Aspetta un attimo. No, deve fare l'intervento Graziano, ragazzi. Aspetta un attimo. Ti volevo dire, se non è un errore mio, sulla scheda vedo che c'è scritto caratteristiche aree di trasformazione TU 4.7, ma là vedo scritto 4.8. Sono io che sbaglio o è sbagliato scritto lì? Dove, Graziano? Allora, c'è la carta dove c'hai... Sì, che questa stai... qui, c'è da correggere, sì. Che non sai il codice univoco, c'è da correggere il codice univoco. Il nome sì, c'è. Esatto. Si corregge il codice, dai. Ci siamo... Qui. E poi vi volevo dire un'altra cosa. Parola al microfono! Per andare dietro il campo sportivo, per andare a Purillà, là dietro le porte, che c'è un pezzo di una decina di metri, e c'è da passare da questi campi qui, se non lo sapete. C'è da chiedere permesso a questi se ci fanno andare dietro, perché se no là dietro non ci si pulirà mai. No, ma spiegamelo un po' meglio, Graziano, che non lo... Allora, te lo spiego meglio. Allora, sul fiume... C'è un pezzo di area del campo sportivo, quando tu arrivi in fondo dietro le porte, apri il cancellino e esci fuori in un'area che sarà 10 metri di larghezza, quello che è. Quanto è lungo la larghezza del campo? E c'è di tutto lì dentro, dall'erba alle piante, c'è un po' di tutto. E ora, siccome dobbiamo andarci a pulire, c'è da chiedere permesso a questo signore qui per poter andare dietro, perché sennò non ci si va col trattore. Quale? Il proprietario dell'area? Il proprietario del TU 4.8. Di quell'area lì. Quindi, diciamo, la previsione urbanistica che abbiamo messo consentirebbe, siccome diventa tutto pubblico, consentirebbe anche l'accesso a quella parte lì. Sì, anche perché se no lì non ci abbiamo possibilità di tagliarci l'erba, di tagliarci le piante, perché le piante poi appunto prima bisogna pulirci bene, sono già stato col consorzio a vederlo, cioè da pulire a pulirci bene e poi stabilire di chi sono le piante e in base a di chi sono le piante vanno tolte. Questo è quello che ci siamo detti due settimane fa. Scusate un attimo, perché ora se no... Cioè, e quindi cioè, questo allora diventa essenziale dover comprare questo per andarci, ma lui non te lo chiederà mai nessuno, perché te il diritto di andare a tagliare le piante ce l'hai, ma scherzi davvero? Ragazzi, non si può, il consorzio non può andare a tagliare le piante, a parte questo... No, ferma, forse mi sono spiegato bene io. Quando te parli col consorzio, Riccardo, c'è da stare bene attenti, perché loro se trovano la pianta che è messa sul ciglio ma c'ha le radici all'interno del fosso, allora sono sue. Ma se sono sul ciglio e le radici sono nel tuo, sei te responsabile. Cioè è molto fine la cosa, capito? Quindi... Capito, grazie. No, e te lo dico perché ci sto facendo battaglia con quella gente lì. Vuoi dire che questo ha senso fare questa... scheda norma, questo pronto? Io non dico nulla, io dico se viene approvato tutta questa cosa qui, se viene approvato tutto questo, è sempre tagliato, nessuno ha mai detto nulla, è 40 anni che io vado a Via Fonda, si tagliano sempre le piante. Ah sì? Allora va, c'è ancora a tagliare, fammi vedere. Ora, infatti, è da qualche anno ora che non vengono tagliate. Perché, ti ho detto, io ci sono stato l'altro giorno, so che... hai ragione, cioè pieno di piante, ma infatti... E ho capito, ma quelle lì una volta non succedeva, erano sempre tagliate. No, niente, finiamola, perché so vi dico Riccardo, che è colpa vostra. Mi sembra che Graziano si sia limitato a dire ragione, se posso tradurla in termini tecnici, che abbiamo un fondo intercluso. Il codice civile dice che quando c'è un fondo intercluso abbiamo diritto ad una servitù coattiva, ma se non ce la dà il proprietario, diciamo, di sua sponte, bisogna andare in tribunale per farsela dare, salvo l'usucapione, salvo che non ci sia più l'usucapione. Allora, mi sembra di capire che Graziano dicesse, in tutto questo, detto che l'interesse pubblico è la realizzazione del verde attrezzato, no? Ovviamente, diciamo, se capisco bene, questa previsione
elimina anche questo problema. Poi può anche darsi, Riccardo, che questo problema in certi periodi storici ci sia stato, in altri no, che ne so. È chiaro che se c'hai un fondo incluso e ci vuole che il proprietario ti faccia passare, se no devi fare una causa, lo dico perché lo so per ragioni. C'è un fondo incluso, quello lì è una costa del fiume. C'è un pezzetto di terreno. Ma un pezzetto di fiume. Arrivava, ma come ci vai, ci voli? Ma ci si arriva anche da dentro il campo se non passi di là. Te dici c'è da andarci col trattore lì? Sì, per forza c'è da andarci col trattore. Non ci puoi andare col frullino, se tu ci vai col frullino ti ci perdi. No, va bene, tu... va bene, ok. Ma allora, allora... Grazie, no, ascolta, allora, infatti voglio capire, perché, ma va risolto, quando si risolve quel problema lì? Quando si risolve? Perché per ora, però... il campo. Ma della pulizia, dici te? Sì. Sì, ma appena c'è la possibilità della commissione, scusate, parlate un attimo, Jacopo, è una cosa che dopo non rivedo. Quando? No, dicevo, ci si sta studiando ora come poterlo fare tutto. Ah, ok, perché ok. Vabbè. No, 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 si fa, quello fa, si fa, però ci vuole il suo tempo. Prego. Avanti. 445 se leggo bene, giusto? 445. Allora, si chiede una nuova scheda norma di 404 metri quadrati di nuova superficie edificabile residenziale, concessione gratuita di 269 metri quadrati con relative opere per realizzarvi un parcheggio, unità immobiliari 3. Non accolta, nel senso che insomma l'istruttoria valuta che non ci sia un particolare interesse pubblico rispetto alla proposta. Andiamola a vedere. La possiamo vedere con Google. Sì, prima magari vediamo l'area quale. Ah, vabbè, sì. Dopo. Ma dopo, la volevo vedere dopo. Prima spieghiamo. Vabbè ma è tanto non, diciamo, l'istruttore di non accoglimento, quindi si può anche andare a vedere direttamente dov'è, perché la valutazione è se c'è un interesse pubblico o no. Ecco. E anche l'impatto magari. Vedete, dove c'è il boschettino. Ma questa l'abbiamo già tra l'altro trovata in un'altra osservazione dove ce la proponevano come sì, parcheggio. Era, questa qui era un'area che era legata a un'area di trasformazione che volevano fare e indicavano questa area qui. Ma a me era il problema che non era dello stesso proprietario, questo mi sbaglio. Quell'altro esatto, questo invece è il proprietario. Questo invece è per il proprietario. Questo è il proprietario, guardiamola un attimo. Sì, 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 questo è il proprietario. Ma noi abbiamo previsto un parcheggio, no, lì? Sì, cioè che da opzione sì. Che in parte diciamo di fatto c'è già, ma andrebbe tutto sistemato. Quindi invece loro propongono l'edificabilità e in cambio, diciamo così, ma di un... L'edificabilità di quel parcheggio? Sì, sì, propongono sì. Quello. E noi si dice, c'è già Riccardo, capito? Questo è il disegnino delle varie, dei metri quadrati, vedi? Vabbè, è chiaro, dai, loro dicono, fateci edificare e vi facciamo... un parcheggino, questo qui, numero 8 posti auto sul fronte, ma lì c'è già un'area a parcheggio, casomai va sistemata quella, no? Questo è il ragionamento che si è fatto. Insomma. Mi pare chiaro, no? Il ragionamento. Allora, tutto quell'area lì, noi ci costruiamo e vi lasciamo una fetta di quell'area. Sì. Quando nei fatti quell'area lì è già un parcheggio, giusto Antonella? Sì, sì, parcheggio di progetto, anche se c'è, ci parcheggiano già ora le macchine, in maniera... Infatti, quindi, eccolo qui, vedi?
Quindi ha senso, no, secondo noi, mantenere la previsione di parcheggio, anche perché questa, vedete, è un'area praticamente dove il parcheggio c'è già, quindi parcheggio di progetto, nel senso che magari poi fa un'opera di, no, di risistemazione, di riqualificazione. Poi scusate, di là c'è il fiume lì? Sì. Sì. Ma è vicino? Ma... quello qui. Sì. È vicino, sì. Sì, certo, dovrebbe stare a 10 metri di distanza, eccetera. No, a 10, a... no, a 10, sì. A 10. A 10. Va bene, e... Presidente, non so se c'è qualche osservazione. Non ho intervento, mi pare, da parte del commissario, quindi si può procedere. Allora, osservazione 448. Anche qui l'istruttoria è come quella sopra, cioè non c'è un particolare interesse pubblico e c'è anche diciamo una proposta che viene valutata non coerente con la classificazione morfotipologica degli ambiti del territorio urbanizzato. Si tratta di un'area B3 che si chiede di che venga trasformata in una scheda norma. Per farvi una nuova edificazione a fronte di una perequazione individuata in circa 6.000 euro come valore. E niente, a giudizio, il giudizio dell'istruttore è quello che vi dice. Andiamo a vedere l'area. Questa è l'area. Qui siamo alle bocchette, vedete? La strada che va alle bocche. Subito dopo la rotatoria. Non ho capito qual è l'area. Eccola lì. Mugnaini, Riccardo. Niente, noi non abbiamo rinvenuto un particolare interesse pubblico. Dava lui. A inserire lì una previsione edificatoria in cambio di una perequazione di 1.000 euro, diciamo, che avremmo dovuto individuare noi come comune e che il cittadino indicava in circa 6.000 euro. Cioè l'edificazione in cambio di 6.000 euro? Come valore. Ma mi sentite? Si sente. Mi sentite? Avanti, no, io voglio capire, lui ci dava 6.000 euro per fare una costruzione di una casa? Non ho capito la perequazione. No, non vi ho sentito, scusate, vado avanti? No, io voglio dire la perequazione che riguardava, non ho capito. La perequazione, il cittadino diceva, sono disposto a farvi un intervento da 6.000 euro, per esempio vi posso recuperare un lavatoio di quelli che avete nelle però non è che indicava un intervento preciso a fronte dell'edificabilità in quell'area. E noi, insomma, non ci sembra anche, insomma... Ma non era neanche ammissibile, perché c'è il piano acustico che è dentro la zona lì artigianale. E allora l'abbiamo scritto questa cosa dell'istruttore, Roberto? No. Allora mettiamocelo. Non so, magari c'è nell'istruttore, però io non... No, io non ce l'ho visto scritto, è per quello che... No, non è scritto, ce lo aggiungiamo, perché è giusto come dice l'architetto Lucchesi, c'è anche quella problematica, allora, che però, è tangente a un'area... Sì, sì, l'aggiungiamo. Avete capito, no? Perché la problematica acustica? Perché siamo in un'area industriale, immagino che sia questo il motivo, no? Sì, è questo, Simone. Ok, allora... osservazione
450. Allora, siamo in una scheda norma T1.1 in via delle Azalee, via delle Robinie, a Lido di Camaiore. È una di quelle aree che abbiamo visto qualche commissione fa, dove c'è l'area go-kart, anche ex go-kart. E c'è una valutazione, diciamo, di carattere equilibrio economico e finanziario che muove dalla considerazione che una destinazione alberghiera come quella che noi avevamo previsto in un contesto di quel tipo non è idonea. E poi si dice che insomma, ci sarebbero delle previsioni troppo stringenti che sarebbero più appropriate, se capisco bene, in una pianificazione di secondo livello. E chiedono quindi la variazione della destinazione ammessa, perché questa destinazione alberghiera non li convince, sarebbe meglio residenziale, oppure case, appartamenti per vacanze. E poi si chiede l'eliminazione della congiunta pianificazione delle due distinte proprietà Alfa 1 SRL e Secco SRL, introducendo invece, scusate, non dovevo dire il nome, introducendo, ma sono società, quindi insomma, introducendo invece nella contigua particella di proprietà dell'osservante, praticamente loro chiedono che una parte della perequazione venga eliminata, diciamo, distinguendo di più le due proprietà. Andiamo a vedere in che senso c'è un parziale accoglimento. Allora, le aree sono queste. Vedete, l'area più in basso a sinistra è l'area dove c'è la previsione di destinazione alberghiera, mentre l'area più in alto a destra è quella che abbiamo visto l'altro giorno, che dà continuità a quel rettangolo verde. Ora, se si va sul piano lo vediamo. Eccolo qui, vedete? È la T1.1, questa è la parte fondiaria. Scusate, Antonella? Dimmi. Scusate un attimo, c'è una cosa che non mi torna. Dimmi. No, non è la T1.1, ho detto io una cosa sbagliata ora, è la T1.3. C'è scritto TT. No, allora, l'osservazione che stiamo guardando ora è la TT1.1. Poi c'è l'osservazione subito dopo, che è la 452, che è sempre dello stesso osservante, la TU1.3. Questo è questo. Ora stiamo guardando la TT1.1. Cos'è? Ok, ma non l'abbiamo già vista l'altro giorno, la T1.1, che si discuteva, no? No, era quell'altra confine, si discuteva quell'altra confine. Abbiamo visto la T1.4, sì, scusate, sono io che non mi riprendevo. Sì, sono io che sbagliavo. Ok, niente, allora è come dicevo nell'illustrazione. Ora vediamo in che termini ci sarebbe un parziale accoglimento, scusate un attimo. Allora, scusa Antonella che ho dovuto rispondere per forza al telefono. Torniamo un attimo su. Qui non c'è niente, guarda, non si è modificato nulla. Andiamo avanti. Qui senz'altro abbiamo corretto un errore che c'era in scheda, che c'era scritto residenziale, ma è sempre è turistico ricettivo. Ah, ecco, perché loro ci chiedono appunto che diventi
Questa è una correzione nostra. E deduco di sì, perché il residenziale e l'ITT non so, devo guardare l'adozione, perché questo qui lo guardo, visto ora, mi è venuta ora questa cosa qui. No, allora l'osservazione chiedeva di cambiare da turistico ricettivo a residenziale, quindi anche l'osservante sapeva che era turistico ricettiva, quindi probabilmente questo qui è un errore materiale, perché come diceva l'Antonella, quella campitura celestina che abbiamo visto e quella sigla indicano un intervento di natura, diciamo, alberghiera, no? E quindi, vabbè, questo dovrebbe essere un errore materiale. Le residenze non ci sono, vedi? Anche nell'adozione non ci sono residenze, vedi? Va bene. Era un refuso che loro hanno capito che era un refuso, tant'è che hanno fatto l'osservazione per cambiare da turistico ricettivo a residenziale. Invece noi manteniamo il turistico ricettivo, l'unica apertura che si fa, vedete, è questa qui, ovvero di una residenza turistico alberghiera, cioè gli diciamo invece di fare l'albergo tradizionale potete anche fare un RTA, perché loro dicevano questa previsione turistico ricettiva è collocata in un punto del territorio che non è lato mare, no? È un pochino più interno, all'interno di un tessuto residenziale, quindi dice la previsione alberghiera insomma potrebbe avere qualche difficoltà di realizzazione. Ora, ovviamente questo è discutibile perché gli alberghi ci sono anche più nell'interno del Lido di Camaiore, però è vero che un intervento alberghiero non ha lo stesso valore lì rispetto magari a un lato mare, no? Come abbiamo visto qualche giorno fa, e quindi ci è sembrato che nell'ambito della destinazione turistico-ricettiva, quindi senza cambiarla, sia diciamo opportuno aprire a un intervento di carattere residenziale turistico alberghiero, di fare le cosiddette RTA. E scusa Simone, queste RTA? Le RTA sono delle strutture alberghiere gestite a livello di albergo, cioè con spazi comuni, la reception, eccetera, eccetera. La diversità di caratteristica è che invece di esserci delle camere ci sono degli appartamenti che però non possono essere venduti, non possono essere oggetto di residenza e la struttura deve avere, diciamo, gli spazi comuni, no? Per capirsi che deve avere anche un albergo, quindi la hall, la reception, eccetera, eccetera. I comuni possono, nell'ambito della destinazione turistico-ricettiva, diciamo, dire se vogliono solo l'albergo tradizionale o dire anche se vogliono forme di questo tipo. Niente, questo è. Quindi abbiamo, diciamo, gli abbiamo dato questa possibilità in più, ecco. Ma non sono case, non possono essere case. Tra l'altro la proprietà è unica qui, Riccardo, cioè non possono essere unità abitative di vari proprietari, Cioè la proprietà deve essere una sola, la gestione è unitaria, ci devono essere gli spazi a comune dell'albergo, diciamo così, o comunque simili all'albergo, ora le regole di dettaglio non le conosco. Poi guarda, abbiamo Graziano che ci ha lavorato nel settore. Graziano, così come dico io, no? Sì, giusto. Giusto discorso. E non so se ci sono altre modifiche. Antonella, scendiamo un po'. No, non ci sono altre modifiche. Quindi niente, l'unica modifica è dargli la possibilità, invece di fare l'albergo tradizionale, di fare la residenza turistico alberghiera. Interventi da parte di qualcuno? E nulla, l'equazione è quella che era, così rimane, no? Sì. Va bene, Albert? Sì. Allora, poi abbiamo la 452 TU 1.3, che è quella sempre lì accanto.
Anche qui si chiede qualche modifica, vogliono un indice edificatorio più elevato, di tipo residenziale, poi vogliono una riduzione della quota da cedere a verde attrezzato sportivo e ricreativo, diminuendola della metà, e nella previsione di utilizzare la residua parte della parte non ceduta del verde pubblico per attività commerciali. Questa era la richiesta. Istruttoria di parziale accoglimento. Allora, vedete, queste sono le tre aree. Questa è l'area, quella a sinistra, vedete, è l'area famosa ex go-kart, lato mare, e le altre due aree invece sono quelle dove c'è la previsione di completamento residenziale. Sono lati 1, 1.3, sono tre aree, no? Le vedete, insomma. Andiamo a vedere in che termini sarebbe stata accolta l'osservazione. Vedete, i parametri sono rimasti uguali. Ecco, abbiamo, diciamo, siccome loro appunto ne facevano una questione di equilibrio economico e finanziario, avremmo invece che previsto la realizzazione dell'area verde attrezzato tra via dei Pini e via Bernardini, la cessione dell'area, però con un intervento di ripulitura, vedete, previa ripulitura e rimozione delle strutture, degli elementi e dei manufatti esistenti e il ripristino delle condizioni di spazio aperto a verde. Quindi loro ci dovrebbero restituire un'area, diciamo, pulita e bonificata. Quindi ci sarebbe, si sarebbe andati incontro sotto il profilo, diciamo, economico, da questo punto di vista. Rivediamo, scusa Antonella, la parte residenziale quant'è? 400 metri quadrati, 6 unità immobiliari. Sì, qui la valutazione che l'ufficio ha fatto è che a fronte di 6 unità immobiliari chiedergli la realizzazione di tutto quel verde attrezzato lato mare forse era un po' troppo pesante, anche perché loro c'hanno, torniamo alla parte perequativa, c'hanno in carico, torna un po' giù Antonella, vedete la realizzazione e cessione del parcheggio e area di sosta su via Alfieri, anche di servizio e ingresso all'area verde attrezzata. Magari ritorniamo sulla planimetria. Vabbè, dov'è il parcheggio? Infatti. Qui manca, eh? Ce lo segniamo che manca. Sì, puoi ritornare un attimo sulla scheda, Antonella? Perché può darsi che sia stato solamente indicato senza essere individuato. Aspetta un attimo. Eh no, hai ragione. La segno. Niente, l'altro è un aspetto economico finanziario. Allargiamo un attimo la planimetria. Rimai su. No, più verso monte, via, andando verso monte. Via Alfieri bisogna andare. Questa è la sua scheda norma, non ho altro. Questa è la planimetria legata alla scheda norma. Dove volete andare? Ma sulla planimetria, Antonella, sulla planimetria che hai visto prima, dove c'è tutti i fabbricati. Quella, vai, scorri in giù. Vedi T1.3 dove la metti? No, quella è TR. Quella è TR, Roberto. Quello là. TR. Questa è un'altra cosa, Roberto. Un'altra cosa. Simone, quanti sono i metri quadri di verde che cedono? Andiamola a vedere, infatti qui la parte che va valutata è la perequazione, nel senso, guardate, per essere molto chiari, no? Secondo me qui c'è un enorme interesse pubblico ad acquisire quell'area al patrimonio comunale, no? Enorme, perché te ti prendi un vuoto urbano, ci fai un bel verde pubblico e preservi quella parte del territorio, no? Quindi l'area del Gogart si prende tutta. Sì, quindi Riccardo, l'obiettivo, Alberto, Riccardo, Jacopo, grazie, l'obiettivo
è che ci si arrivi a questo risultato, no? Allora l'ufficio ha valutato che chiedergli anche di realizzarla l'area a fronte di 6 unità immobiliari rischiava di pregiudicare l'interesse pubblico ad averla quell'area lì. Però giustamente Alberto dice, quanto è grande quell'area lì? È grande, eccola qui, 5.000 metri quadrati. Tanto, eh? Perché, sì, no, è importante l'operazione dell'andamporto e sono d'accordo. Però dico io, 5.700 metri quadri, i parcheggi 750 sono 18 parcheggi, eh? Vabbè, ma lì l'obiettivo è l'area verde, eh? Onestamente, io, cioè, quell'area lì... Vabbè. Alberto, ti torna che è un'area, siccome nel territorio urbanizzato è vista mare, potenzialmente di un valore molto elevato? Sì, indubbiamente. Poi se la prendiamo tutta, va bene, dai. Però la previsione dei parcheggi, no? Che manca nella cartografia della scheda, è su via Alfieri... sì, ok. Secondo me è qui. Forse qui, però deduco io, di fronte a quell'altro di quest'altra scheda norma qua, però sentiamo il Cinquini. Ma se lui parlava di via Alfieri, parcheggi. Appunto, capito, non mi torna tanto questa. C'è da chiarirlo, no? Infatti c'è da chiarire questo punto qui. E comunque voglio dire, se abbiamo... potrebbero essere in fondo all'1.3 qui parcheggi in un pezzo di questo 1.3, no, eh? No. Dice sul lato corto del verde. Ma la via Alfieri, scusate, però non mi torna. La via Alfieri, questa. No, non torna, dai. Secondo me, come dice Riccardo, cioè noi l'abbiamo immaginati, non lo so cosa è successo, perché via, l'unica parte che confina con via Alfieri è il lato corto del verde. Questo. Però 700 metri quadrati vuol dire, insomma, che una fettina di verde è a parcheggio, no? Quindi va bene, perché tra l'altro era concepito come un parcheggio d'accesso all'area verde, no? Va bene, non è che secondo me va bene. Se no? Lì va bene. Verifichiamo e poi ve la riproponiamo. Va bene, ma è soltanto questo aspetto, no? Giusto, Jacopo? Non c'è mica altro. Non capisco la previsione in termini dimensionali, ma comunque mi sembra troppo, Jacopo. Mi sembra troppo, però insomma mi pare che vada bene, anche perché su Viale Bernardini comunque i parcheggi ci sono. Tenete presente che diceva Alberto 700 metri quadrati sono 18 posti auto. Sì, un pochino meno, saranno 15, perché ce la fa anche quindi diversamente abili. No, quindi dico, forse come profondità, cioè se stessero tutti lì, probabilmente non ci stanno, ma se stessero... Vabbè, aspetta un secondo, vado a vedere, aspetta un secondo lì, lo guardo in diretta. A pettine, direi. Esatto, lo stavo per dire io, cioè si potrebbero fare a pettine se non stanno sulla via, diciamo, Alfieri tutti, magari una parte si potrebbero fare anche a pettine sulla via interna. Ci stanno sulla via Alfieri, secondo me, tutti, eh. A pettine? Per me sì. Ci sta, cioè, quanti metri sono? Alberto lo sa meglio di tutti. Secondo me sì. Io ci passo sempre di lì, a me mi sembra che sia un bel pezzo quello lì. A pettine 15 macchine ci vanno. Se ci stanno a pettine, i problemi non ce n'è, se no anch'io ho la stessa preoccupazione di Jacopo, cioè di stare attenti che il parcheggio non si mangi troppo aria verde, dai, questo è il senso. Ma guardavi a me? Sì, ma l'edicola lì che fine fa? Guarda, mi fai una domanda, non ti so rispondere. L'edicola è esterna all'area comunque di trasformazione. Sì, esterna. Guardavo, sì, verifico. Appunto, è esterna all'area. Secondo me ha ragione Riccardo, c'entrano all'isca di pesce di 18 posti auto lungo la via Alfieri. Sono 45 metri lineari, grosso modo. Alberto, guarda, in linea se ne entra 8, si vede dalla fotografia. Ma non in linea, all'isca di pesce. L'isca di pesce.
Ho capito, ma se l'INE se ne entra 8, l'hai in mente? Ma io non lo so, guardate bene, secondo me c'entra. No, ti dico, se l'INE se ne entra 8, dice ne entra sì, 15. Siamo d'accordo. Lì poi... 45 metri diviso 2,50 ce ne entra 18 di quelli normali. Considera che in due ce la fa diversamente abili, ce ne entrano 15. Se uno si fa la striscia, quelli che ci vengano, ci vengano. Però Roberto, Jacopo, giustamente, anch'io ho pensato la stessa cosa, si poneva il problema di non invadere troppo il verde, perché lì sarà bello farci un verde attrezzato, secondo me, o comunque uno spazio attrezzato ad alto livello. Ma se si decide di un parcheggio a pettine e gli si dà una larghezza verificato che c'entra a pettine, siamo tutti più tranquilli. Va bene? Ci vuole vedere Jacopo a fare giri di quel verde attrezzato fisso. Sì, dai, ti farà assume Jacopo alla cooperativa che gestisce i parcheggi, ci vado a guardare. L'ultimo tanto di verde e non attrezzato, mi va bene quello, stai tranquilla. Ma invece volevo fare un'osservazione io, che mi sembra pertinente, ma chiaramente ci avrete già pensato per la conferenza paesaggistica. Allora, tutte queste aree qui che vengono acquisite in proprietà, insieme a quelle che già ci sono, secondo me rendono molto interessante la composizione del tratto del viale Bernardini visto, cioè lo skyline, diciamo così, no? Ecco, allora, dalla previsione, quella che avevamo visto sulla via Astoria in giù, secondo me ci si rende bene conto di come le varie schede normale o le discipline speciali di questo piano ridisegnano quello skyline lì. E è interessante, secondo me, perché poi le prescrizioni, tipo quella di cui ragionavamo l'altro giorno, di quell'albergo accanto al Panoramic, di quella previsione accanto al Panoramic, si compone bene se si mettono insieme questi aspetti lì, no? E per cui immaginiamoci con la macchina, con la bicicletta, che si passa dal viale Bernardini e al di là di quello che è già edificato, che ha già una funzione, tutto quello che cambia funzione, facciamo ritrovare una quadra rispetto a quello che ha senso che sia, insomma, no? O diamogli delle prescrizioni in modo tale che sia un contesto unitario. Sì, e gli va presentata anche così, mettendoci dentro anche l'area bussola domani, perché anche lì facciamo una scelta, insomma, ad alto gradiente ambientale, no? E quella vicina all'Arlecchino. Esattamente, cioè quella vicina all'Arlecchino, questa qui, l'area bussola domani, e dopo c'è anche la previsione dell'albergo nuovo a confine con Maria Pietrasanta, però il disegno complessivo è molto forte dal punto di vista della salvaguardia, chiamiamola, no, degli ambiti liberi, anche dei coni visivi, usiamo il loro termine, cono visivo. Va bene, vado avanti. Oggi abbiamo il contestatore, va bene, andiamo avanti. 453. Chiedono una modifica siamo in via delle Azalee, via delle Rubini e via Alighieri, siamo sempre lì. Qui chiedono in una particella l'edificabilità, se capisco bene, nel senso che dicono che una volta c'era prevista l'edificabilità e oggi la rivorrebbero con una, diciamo, con un impatto minore di circa 1700-1900 metri quadrati. E mi pare che no, poi la manovra, mi corregge se sbaglio, non indicano niente dal punto di vista della perequazione. Nulla, e noi diciamo che questo è in contrasto con gli obiettivi del piano strutturale in quella zona lì. E inoltre le aree destinate a verde pubblico
comprendono componenti territoriali che sono riconosciute come patrimonio da difendere nel piano strutturale. Andiamola a vedere, ovviamente. Queste. È l'area dove c'è il TT 1.1. E che vogliono? Non ho capito. C'è già la previsione. Loro vogliono quella previsione lì e ti fanno questa osservazione dicendo dammi... Vogliono un'autonomia, perché se non sbaglio questa TT 1.1 è legata a un altro intervento, si può anche andare a vedere. La cessione di quest'area verde. Vabbè, hanno riproposto sotto altra forma, hanno riproposto sotto altra forma quella che abbiamo visto prima, sostanzialmente. Sì. Va bene, niente. La fa un altro soggetto. E si vede che sono più di un proprietario, Riccardo. Sì, sì. Vedi l'osservazione che abbiamo visto prima è la 450. Vedi, Riccardo, c'è una società nella 450. Sì. Nella 453 c'è un'altra società. Lascia stare che il rappresentante legale sembra lo stesso, no? Lo vedi? Sì, sì. Però società diversa, ha fatto due osservazioni diverse. Vorrei fosse sempre l'unica, ma non lo so. No, è sempre il solito rappresentante legale, perché c'è scritto, quindi un ex. Sì, sì, no, vorrei fosse anche l'unico proprietario. Diciamo formalmente sono due proprietà diverse, formalmente sono due proprietà diverse, nella sostanza siamo di fronte a un unico soggetto. Sì, ok. Va bene. 454. Allora, qui siamo a Nocchi, dove noi avevamo previsto un parcheggio. Siamo, dopo lo vediamo esattamente, comunque siamo nella zona di Bernardone, per capirsi. Dove, insomma, storicamente ci sono problemi di parcheggio, anche se ora un po' attenuati dal fatto che, diciamo, il ristorante mette a disposizione una parte delle sue aree. Non siamo a Bernardone qui, eh. Non siamo a Bernardone? Per me no. Ma come no? Ristorante Bernardone. No, avevo capito io, la località Bernardone, scusami. Ho detto siamo a Nocchi, a Bernardone intendeva ristorante Bernardone. Scusa, Bernardone. Dove storicamente ci sono problemi di parcheggio, ora un pochino attenuati dal fatto che il ristorante mette a disposizione, insomma, i propri parcheggi per chi abita lì, però diciamo ogni tanto c'è qualche elemento di conflitto. Ora credo che non li metta più a disposizione. Non sei aggiornato, diciamo, l'assessore a disposizione. L'assessore Pirucci e l'assessore Leo, io in videoconferenza dalla Calabria, hanno fatto un incontro con, diciamo, il gestore del ristorante, insomma abbiamo trovato una soluzione. Lì c'è tutto un problema, Riccardo, che i cittadini vorrebbero parcheggiare il più vicino possibile, il ristorante dice vabbè nel periodo invernale non c'è problemi, nel periodo estivo magari dove c'ho più afflusso al ristorante magari parcheggiate un po' più là, insomma cose gestibili. Ora che succede? Che il cittadino ci fa osservare che questa previsione che abbiamo fatto non, diciamo, ha un impatto notevole sulla sua proprietà e ha anche un impatto paesaggistico notevole. Ed è soprattutto la seconda cosa, insieme al fatto che appunto lì una soluzione con il ristorante in questo momento c'è, che ci ha fatto propendere per una, diciamo, un ridimensionamento della previsione pubblica, perché se effettivamente guardate quell'ambito, quando ci andate, è bellissimo quell'ambito lì sotto il profilo paesaggistico. E quindi effettivamente vedete questa previsione di 2 così grossa e di F1 così, diciamo, importante, era molto molto era abbastanza invasiva. Vabbè, poi il cittadino ci faceva osservare che c'era un problema anche legato alla sua abitazione, perché insomma praticamente gli precludevamo l'ingresso alla sua abitazione, che è quella che vedete più sotto. E niente, quindi alla luce di questo vi facciamo vedere
dopo un approfondimento anche con i lavori pubblici, che cosa ne verrebbe fuori. Tra l'altro vi devo dire una cosa, poi Manola mi corregge se mi ricordo male, questa è la previsione che aveva destato più perplessità in sede di conferenza di copianificazione. Cioè, quando la sovrintendenza era andata dalla parte, quando diciamo gli uffici avevano fatto una valutazione paesaggistica, gli uffici regionali avevano fatto una valutazione paesaggistica, insomma, ci avevano messo tutta una serie di prescrizioni perché avevano visto, insomma, che l'ambito è piuttosto bello. Niente, premesso tutto ciò, andiamo a vedere Antonella quale sarebbe la proposta. Vedete, la proposta sarebbe quella di eliminare totalmente la parte verde, perché un verde pubblico lì in fondo effettivamente ha poco senso, e ridimensionare moltissimo il parcheggio, diciamo facendolo diventare un parcheggio più piccolo lato strada, ovviamente, che può essere utile, ma insomma mette meno in difficoltà il cittadino e soprattutto ha un impatto paesaggistico molto 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 inferiore. Quindi diciamo qui la valutazione premiante rispetto alla proposta è stata di natura paesaggistica. Ecco, questo è quanto. Me lo fate vedere per favore su Google, io non l'ho presente. Sì, volentieri, volentieri. Non riesco a capire bene. Ci si può andare con l'omino, Antonella, e girandoti verso il ristorante Bernardone? Siccome qui la valutazione di impatto ambientale, quella è stata quella premiante, è stata quella, è bene vederlo, sì. Cioè io l'ho ben presente, però girati verso, perfetto, gira. Ecco, l'ambito è questo qui, giratevi. Vai un po' più sotto, Antonella, ora forse siamo saliti troppo. Ecco, giratevi. La casa, vedete, è quella lì che vedete davanti. Eccola lì. L'ambito è quello lì. Non so se si può andare un attimo più giù e girarsi a sinistra, Antonella, vediamo se ci si fa. Ecco. Ecco. Se non ci fosse, posso essere proprio esplicito, se non ci fosse il problema del parcheggio e non ci fosse questa conflittualità con il ristorante, sarebbe da toglierla completamente quella previsione lì, perché questo è un ambito veramente bello. Il problema è che un pochino di posti auto, siccome questa situazione con il ristorante no, può cambiare nel tempo, possono effettivamente essere utili. Ma dove verrebbe il parcheggio? Non ho capito. Qui davanti. Il lato strada lì nella parte di sotto lì. Dove però ci sono... voi capite che entrare dentro come si era previsto prima aveva un impatto ben diverso, insomma, no? Invece vedete il parcheggio che è più giù, diciamo. La scheda è stata tolta, eh? No, è stata ridotta, È stata ridotta, Roberto. Sì, però non abbiamo visto la riduzione. Come no? Ecco. Tu dici qua, hai visto anche cartografia, ma non l'avevi scritta. Mette anche la realizzazione della strada, hai capito? Non la vedevo lì la strada, non l'abbiamo individuata. Parzialmente accolta, dice, modificare la scheda norma delle nuove infrastrutture e della modalità di progetto corredata dal verde attrezzato sulla via provinciale di Nocchi. Ma io dico, no, quanti parcheggi ci vengono? Allora? Scusa, fermati qui, Antonella. Vedete? Abbiamo il parcheggio da 1000 è diventato 300 metri quadrati e il verde attrezzato è stato eliminato. Ora, forse se è dimenticato Fabrizio di correggere la descrizione. Quello può darsi. Anche a me. Eh.
E ci sta che si sia dimenticato di cambiare la descrizione. Eh sì, dai, gli va detto a Fabrizio che corregga anche la descrizione. Che ne pensate, commissione? Ma io volevo capire quanti parcheggi ci viene, non ho capito bene, in totale. 100 metri quadrati, ce ne vengono... 10 nemmeno. Sì. 8, 9. Mi sa... La formula è sempre quella lì, 300 per punto 7 diviso 12.5. Ci vengono 12-13 parcheggi. Però c'è gli handicappati, gli diversamente abili? No, l'ho considerato, Riccardo. Ah, quindi 12, ok. 13. Beh, sono utili, sono molto utili. Però così ha un impatto, insomma, molto più ridotto rispetto a prima. Ci è sembrato un punto di equilibrio, tutto qua. Ripeto, se non ci fosse questo bisogno... Che realizzerebbe? No, niente, lo fa il comune, è un esproprio. Semplicemente, riduciamo l'ambito di esproprio. Io ero rimasto indietro, ok. Io direi che va bene, io non ho nessuna osservazione. Ok. Potremmo espropriare tutto il parcheggio. Poi 400, scusatemi, che ho perso, 457. Allora, siamo in un'area classificata H1 che nel vecchio RU era una zona B2. Cioè si prevedeva già una cessione a parcheggio. Siamo in via Misciano. Chiedono una scheda norma che preveda 140 metri quadrati di edificabilità. E come perequazione la cessione di una porzione di terreno lungo la via di Misciano per allargare la sede stradale e più contribuire alla realizzazione di opera pubblica tra quelle elencate nell'elenco delle manifestazioni di interesse. C'è un accoglimento, vediamo in che consiste esattamente. Ecco, si prevederebbe quest'area a parcheggio qui e l'edificabilità sul retro. Ovviamente qui l'area a parcheggio può essere, diciamo, in parte, insomma, destinata a creare, diciamo, un allargamento stradale in un tratto, diciamo, che è stretto. Su queste cose noi abbiamo fatto fare un'istruttoria ai lavori pubblici. Se mi ricordo bene, vado a memoria, qui l'aspetto, diciamo, di interesse pubblico maggiore è legato al fatto che la strada lì è stretta e un allargamento di quel tipo può fare comodo. E niente, quindi andiamo a vedere i parametri. Scendiamo, Antonella. ...150 metri quadrati di spazio pubblico, qui c'è un errore, non possono essere 1500, saranno 150, segnatelo Antonella, lo vedete che c'è un errore? Sì, me lo sono già annotato. Poi edificabilità 80 metri quadrati e un numero delle unità immobiliari, una. Però allora è parzialmente accolta, non è accolta, perché lui ci chiedeva 140. Lui chiedeva 140 metri quadrati, noi gliene diamo 80, è parzialmente accolta, ok? Annotato. Andiamo a vederla su Google, per favore. E quindi una unità immobiliare in cambio di 150 metri quadrati, soprattutto utili all'allargamento stradale, per quello che mi ricordo nell'istruttoria che ho fatto.
Solo la cessione, ma anche la realizzazione. Scusa, questo non l'abbiamo detto. Tornaci un po' un attimo, Antonella. Sembra realizzazione. Però non l'abbiamo visto. Ha ragione Roberto. Andiamo giù. Realizzazione e cessione. Anche la realizzazione. No, allora, l'equilibrio c'è, è un'unità immobiliare sola. La realizzazione va visto se su Google la volevo vedere. Sì, andiamo su Google. So, qui la valutazione è sull'interesse pubblico all'opera, dai, questo è l'aspetto principale. Sì, ma volevo vedere anche l'allargamento lì della strada. Sì, andiamola a vedere, andiamola a vedere. Antonella, noi vediamo tutto fermo, non so se... Vedete, non vedete, allora problemi di internet. Finita questa, ragazzi, ci avrei andato via, se si può andare via tanto, in quasi le 6. Sì, sì, va bene. Non vedete più nulla? Vediamo l'immagine fissa. No, allora c'è qualcosa che... Perché c'ho internet che mi va a trattini. Devo, aspetta, facciamo una cosa, aspetta, provo a fare una cosa, tolgo la condivisione un secondo, Manola, ok, Manola, sì. Me la senti che è parzialmente accolta? L'ho già scritto, Roberto, è questo, vedete? Grandisciglielo un po'. Ci possiamo andare col lumino, esatto. È questo scepalume qui. È questo terreno qui. Questo. Io volevo capire l'allargamento della strada lì. Come avviene? È come nel disegno, Riccardo, torniamo un po' su. Sì, ma un pezzettino. In parte allarghi, in parte ci fai il parcheggio. Sì, ma un pezzettino, dico. È questo tratto qui, guarda, tutto questo tratto qui. Sì, via, cioè, Riccardo, se posso dare una chiave di lettura più precisa, no? È come quando sulla via di Torcigliano furono fatte delle aree di scambio delle macchine, no? Cioè nelle strade particolarmente strette che te non riesci ad allargare tutta la strada, no? Via Misciana è una di queste, te puoi creare, no? degli ambiti in cui, diciamo, il passaggio di due automobili è più agevole, no? Quindi l'ufficio lavori pubblici vede questo, diciamo, di interesse pubblico, non tanto l'aspetto del parcheggio, che pure magari può essere anche utile, però l'aspetto di rimente è questo, cioè questa è una via stretta e se si creano delle isole, diciamo, di allargamento dove lo scambio veicolare è più agevole, è positivo, insomma. Questa è la valutazione. Ok, non ho nulla da dire. Va bene, allora ci aggiorniamo, Presidente, perché Riccardo... Soltanto vi devo fare una comunicazione a livello organizzativo. Allora, domani noi abbiamo la commissione alle 8:30 e mi va bene. Io però ho una riunione di mezz'ora a cui non posso mancare dalle 9:30 alle 10. Quindi vi proseguite da soli per quella mezz'ora lì. Io non ho possibilità di spostarla. Se la volete anche sospendere, visto che siamo via telematica, si può sospendere e riprendere se ci vuoi essere. Cioè mezz'ora, dico, cioè sospendere la mezz'ora, dici te, Riccardo? Sì. Un c'è il rischio. Jacopo. Come? Il vicepresidente non c'è? Sì, sì, ma il numero poi ci dobbiamo, voglio dire, non si stanno anche votando, voglio dire, quindi mi posso anche rimettere in pari, alla fine in una mezz'ora si fa un'osservazione. Si può chiudere, no? La registrazione, Jacopo, si può chiudere, sì, la registrazione. Certo. Vediamo la registrazione.